Ciao a tutti, bentornati su Stars in the City, benvenuti ai nuovi, grazie e bentornati a quelli che sostengono il canale, benvenuti a tutti gli iscritti ragazzi e bentornati all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 5 al 12 settembre 2022. Allora ragazzi, questa settimana ci saranno ben due fenomeni astrologici, la luna piena in pesci del 10 settembre alle 9:58 del mattino e Mercurio retrogrado l'11 settembre. Mercurio sarà retrogrado dal segno della bilancia, lo specifico per tutte quelle persone che magari mi hanno chiesto specifiche perché forse non ero stata chiara. Mercurio è in bilancia, già opposto a Giove. L'11 inizierà il moto retrogrado e ovviamente tornerà sui suoi passi sempre nel segno della bilancia. E voglio, a un certo punto tornerà diretto il 4 ottobre, ma nel frattempo sarà entrato sempre in fase di regressione nel segno della Vergine. E quindi c'è chi mi ha chiesto: ma quando succede questo? Il 23 settembre. Quindi Mercurio in retrogradazione dal 4 al 23 settembre, dall'11, scusate ragazzi, dall'11 al 23 settembre sarà in retrogradazione nel segno della bilancia. Ad un certo punto il 23 arriverà al grado 0 della bilancia, siccome il moto retrogrado continuerà ancora per 10 giorni, inevitabilmente inizierà a percorrere sempre all'indietro il segno della Vergine. Il 4, sempre nel segno della Vergine, il 4 ottobre, ragazzi, tornerà diretto, sempre nel segno della Vergine, e uscirà dalla Vergine l'11 ottobre in moto diretto, e quindi l'11 ottobre sarà ufficialmente nel segno della Bilancia in moto diretto. Ne andrà avanti così in tutta tranquillità, quindi tutto a posto. Il 23 ottobre uscirà definitivamente per quest'anno dal segno della bilancia ed entrerà nel segno dello scorpione. Scusatemi se sgranavo gli occhi e sembravo una neofita, ma hanno cambiato layout del sito delle effemeridi e insomma mi ci sto abituando perché sono un paio di volte che lo cambiano in questo mese, evidentemente stanno riprogrammando il sito e preferivo quello prima, ecco, diciamo come proprio a livello di vista e di grafica, questo è un po' largo per avere un colpo d'occhio veloce come facevo prima. Comunque, tornando a noi, quello che questa settimana ovviamente verrà percepito da tutti, sia a livello individuale che a livello mondiale, ovviamente sarà la luna piena in pesci, eccola qui, mi stavo studiando la tabella, la luna piena in pesci, opposta ovviamente al sole in vergine, quindi ritorna l'asse vergine pesci, ritorna in auge, quindi ritorna l'asse sanitario. Potrebbero emergere questioni sanitarie, ma suscitate da, cioè ovviamente sollecitate da eventi che si stanno già verificando, questa settimana più che l'asse sanitario, secondo me, anche se quello non ci abbandona mai, è come se fosse una musica in filo diffusione che non tolgono più, ci sarà la questione del gas, perché i pianeti in pesci, quello sono ragazzi, con il giorno dopo Mercurio retrogrado. Allora, la luna piena in pesci farà emergere, tra l'altro congiunta a Nettuno, proprio le risorse, a parte gli stati emotivi che adesso ne parliamo. Proprio farà portare proprio a livello mondiale la questione non solo sanitaria, non solo di benessere psicologico, non solo anche ragazzi questioni spirituali, che sia il Papa, che sia il Dalai Lama, che sia, non lo so, qualsiasi altra figura di, come dire, di riferimento spirituale da non mischiare con l'esoterico, quindi religione, Dio, credo e insomma tutto quello che è santi, Madonna, apparizioni mariane, tutte queste cose qui sono appannaggio del segno dei pesci, quindi questa luna, e quindi emergeranno prepotentemente, passatemi il termine, perché è una luna piena congiunta a Nettuno, l'unica luna piena congiunta a Nettuno retrogrado,
quindi potrebbero non solo emergere, accadere cose, ma potrebbero essere anche scoperte cose in questi settori: sanitario, il gas, le cose spirituali, le cose, qualsiasi cosa, ragazzi, no? Spirituali, Dio, credo. E risorse, io adesso mi sto puntando sul gas perché il gas è molto legato a Nettuno, impalpabile, anche le maree, ragazzi, come risorse della Terra potrebbero esserci anche degli smottamenti, no? Legati proprio alle acque, temporali, cose del genere. Tsunami, ragazzi, non, io, sapete, io non amo i catastrofismi, mi piace guardare sempre, insomma, le cose positive per tenerci su perché la mente fa molto e la mente crea. Però siamo sul pianeta Terra e su tutto il pianeta queste cose avvengono e si verificano anche mentre noi stiamo parlando. Quindi potrebbe, quindi non è una cosa localizzata, non si sa, non si sa. Oppure chi è esperto di astrocartografia, non io, sa, magari può darci delle indicazioni, non io, però potrebbero avvenire anche delle cose legate alle maree e ovviamente potrebbe esserci anche qualche rivolta civile. Ora, a parte le sorprese che con i pianeti in pesci ci sono sempre, perché voi sapete che le maree legate al segno dei pesci nascondono i mostri più grandi che ci sono sulla Terra, sul fondale, una luna piena una volta all'anno, è giusto che li faccia emergere, quindi possono esserci sia cose sorprese di cose che stanno marinando sotto sotto da qualche parte del mondo, noi non lo sappiamo e viene fuori un po' su questa cosa rispetto a questo che a questi ambiti che stiamo dicendo, e però ovviamente ci sono delle cose che sono già in atto, in auge e probabilmente quelle sono avranno un inevitabile peggioramento, esacerbamento, e sono le questioni del gas e la questione sanitaria, nonché, ragazzi, il disagio psicologico che molte persone hanno post pandemia e che io credo non si possa curare senza cure, ok? Con i palliativi, e ci vorrebbe una diffusione e una cultura maggiore anche da questo punto di vista, perché c'è ancora chi si vergogna a chiedere aiuto, chi lo giudica. Non so come dire, però ragazzi è cura, noi siamo fatti di varie parti del corpo, quando se ne ammala una ci sono i medici, ok, preposti, quindi anche questo potrebbe essere un argomento di attenzione, però ovviamente il gas in questo momento, visto che in questi giorni la Russia ha chiuso per 3 giorni il gas all'Europa, proprio per tutta una serie di ripicche e questioni, porterà probabilmente ad una fase di non ritorno nelle giornate del 10 e poi dall'11 con Mercurio retrogrado per circa 3 settimane fino al 4 ottobre, queste cose qui saranno quelle più attenzionate, nel senso che ci saranno cambiamenti, ragazzi, ci saranno cambiamenti nella gestione delle risorse, potrebbero temporaneamente in via definitiva, però potrebbero darci temporaneamente dei limiti di non accendi, non fare, non usare qualcosa che si toglie. È temporaneo perché Mercurio è retrogrado opposto a Giove e quindi solitamente è giusto per sistemare delle cose del passato e non sarà per il futuro. Se anche dovessero dire che sarà per il futuro, non durerà poco perché non è quella la sua destinazione, ok? Non è quella. Non è quello ciò che deve fare. Oltre al fatto che la Luna si opporrà, ragazzi, al Sole in Vergine e a Venere in Vergine, questo mi fa pensare a qualcosa, anche a delle cose che riguardano le donne, la coppia, le cure estetiche per le donne, ragazzi, la maternità. Avete presente che c'è già in America quella storia sull'aborto? Non so cosa potrebbe accadere, magari referendum, cose di questo genere, no? Magari insurrezioni. Quello che vi stavo dicendo prima, poi mi sono dimenticata, è che la luna piena in pesci, congiunta a Nettuno, fa venire su anche il malessere dei popoli, quindi attraverso sorte di ribellioni. Se non sbaglio, in Iraq c'è il rischio, o in Libano anche, o in entrambe, scusate se non lo so di preciso, però
Per me sono state delle giornate molto intense e non ho potuto né avere il tempo di pranzare davanti a un TG né seguire delle cose, proprio per cose mie personali. Però mi sembra che in Iraq e in Libano si stia rischiando la guerra civile e i ragazzi, con queste situazioni potrebbero peggiorare assolutamente nei giorni di luna piena, perché è veramente forte. Ripeto, oltre a Venere, Sole in Vergine, quindi ragione contro sentimento, contro luna piena, ragione, doveri e regole, contro una luna piena congiunta a Nettuno, quindi ci sarà una ribellione contro queste regole. Ovviamente questa luna, ovviamente si fa per dire, questa luna piena fa anche una quadratura abbastanza secca e abbastanza tangibile, secondo me, a Marte in Gemelli. Quindi per fortuna non abbiamo pianeti in Sagittario, altrimenti proprio la croce era completa e voi sapete che quando ci sono più parti che si fanno la lotta, è chiaro che anche nella nostra vita, sia fra gli stati, fra i singoli, è chiaro che avvengono delle lotte, delle separazioni, dei contrasti, delle sottrazioni, delle aggressioni, insomma, e c'è l'energia che si muove in maniera disordinata, è anche uno dei crash test per vedere quanto siamo equilibrati, quanto no, e poi chi invece si lascia travolgere da questi transiti vuol dire che era in una fase di non equilibrio, però ragazzi noi non ci dobbiamo né rammaricare né giudicare, nonostante i pianeti in Vergine. Noi facciamo quello che possiamo con quello che abbiamo. Quindi, quando sbagliamo e quando falliamo, è un esperimento, è un'esperienza. L'importante, ragazzi, è che dagli errori noi traiamo insegnamenti. Perché c'è anche chi continua a sbagliare alla cieca, ad occhi chiusi, e il film è sempre lo stesso, e poi si chiede perché accade questo, perché non apre gli occhi. Sbagliare non è assolutamente un problema. Forse perseverare può essere diabolico, nel senso che dentro di noi non c'è una coscienza, ma c'è il diavolo, cioè siamo separati, la nostra coscienza non governa gli istinti, ok? Gli istinti bassi, perché ragazzi sono quelli che ci fanno sbagliare, gli istinti bassi. Quindi sicuramente luna piena tesa, ragazzi, le lune piene sono sempre opposte al sole. Poi dipende dai pianeti che si portano dietro in questa opposizione sole luna e da lì si determina se una luna piena di un mese è più detonante della luna piena del mese successivo, ok? Questa è opposta a Sole e Venere, perché il Sole è largamente congiunto a Venere ed è congiunta a Nettuno, quindi ci sono due polarità doppie. Ed è quadrata a Marte, quindi polemiche, guerriglie, tempeste, sia in cielo che in terra, anche tempeste magnetiche, secondo me ci saranno. Tutto quello che accade quest'anno, ragazzi, tutto, anche le questioni sentimentali, sono guidate dal nodo nord in toro, quindi tutto quello che noi stiamo sperimentando è un'esperienza nell'asse della materia. Ok? È proprio per imparare a trovare l'equilibrio nelle cose della materia. È un esperimento, un'esperienza che tocca sia al singolo che agli stati, perché la Terra evolve attraverso di noi e poi in macro attraverso le istituzioni che più o meno si muovono alla nostra frequenza, alla frequenza delle masse, della media delle masse. Quindi se evolviamo noi, evolvono anche le grandi istituzioni. Quindi questo è, ricordiamoci sempre che per quest'anno non solo abbiamo il nodo nord in toro che chiude un ciclo iniziato, l'ultimo ciclo è del 2003-2004, quest'anno c'è anche Urano sul nodo, quindi Urano si sente più quest'anno che l'anno scorso, nonostante fosse quadrato a Saturno.
perché è stato raggiunto dal nodo. Infatti le cose stanno avvenendo quest'anno, nonostante magari l'anno scorso ci fossero già delle intenzioni, è quest'anno che si muovono più le cose. Quindi fatemi sapere innanzitutto se anche per voi, perché per me sì, si stanno chiudendo dei cicli iniziati nel 2003-2004 e se non sbaglio quello precedente era dell'85-86. Qua urgerebbe veramente tanto farci un video, ragazzi, io lo so, vi prometto video. Che poi non mantengo perché anche gli astrologi hanno i transiti avversi e i transiti avversi significa che capita, arrivano un sacco di cose da fare contemporaneamente e quindi il consiglio che io continuo a dare, che vi rinnovo, perché spesso mi lo dico ogni tanto, ma non è che potete stare a sentire tutto quello che dico perennemente. È che i transiti avversi ci portano sulle spalle tutto quello che non avevamo fatto prima, perché l'avevamo tralasciato, perché non eravamo consapevoli. Quindi il vecchio segreto di lavorare su noi stessi, ma attraverso la realtà, che cosa mi manca, che cosa serve, cosa devo mettere in regola, cosa devo sistemare, cosa devo togliere, cosa devo comprare, se noi non lo facciamo quotidianamente, se non facciamo una mollichina di dovere, tutti i giorni, quando arrivano i transiti avversi, solitamente ci buttano sulle spalle tutta una serie di cose da fare e anche la stanchezza di non riuscire a farle tutte. Perché poi, le quadrature, soprattutto quando si parla di Saturno, sono anche alterazioni delle tempistiche, solitamente tutto insieme. Soprattutto quando Saturno è in segno d'aria, tutto insieme, quando Saturno magari è stato in Capricorno, soprattutto i Cancro, l'Ariete e la Bilancia, ma anche il Capricorno stesso, avranno magari sofferto la lentezza, la pesantezza, il rallentamento di tanto. C'è stato il Covid, ragazzi, più rallentamento di così, è stato proprio a livello mondiale. Quindi adesso Saturno è in acquario e invece i tempi, a mio avviso, sarà anche per la quadratura con Urano, i tempi si sono accelerati e quindi si arranca, si sono accelerati, però poi ci sono i contrattempi che rallentano. È la quadratura Saturno-Urano. Se avete dei valori Toro, Leone, Acquario, Scorpione, sapete di che cosa sto parlando. E quindi cercherò di mantenere almeno la metà dei video che vi ho promesso. Sicuramente questa settimana impegnativa, yoga, respiri profondi e non aderire alle tensioni che trovate in giro è sicuramente la soluzione migliore per rimanere centrati, risparmiare le energie e non incasinarsi la vita. E adesso andiamo a guardare che cosa ci succederà segno per segno, ragazzi, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, settimana assolutamente movimentata. Allora, per chi capitasse per la prima volta su questi video, ricordiamo che gli amici dell'Ariete stanno vivendo il ritorno di Giove, il signore della fortuna, ma anche il grande dilatatore, il grande espansore dopo 12 anni. Quindi si stanno chiudendo dei cicli iniziati nel 2011, ma anche nel 99, nell'87, nel 70. 85, nel 62-63. Ragazzi, ci sono le tabelle di Giove per chi fosse interessato a guardare, no? A giocare un po' con i ritorni di Giove per cercare di ricordare Giove in Ariete. Trovate su Instagram, sui post anche di YouTube e su Facebook. Tabelle di Giove in Acquario, Giove in Pesci e Giove in Ariete, ma se non le trovate, scrivetemelo nei commenti perché vi le riposterò, rifarò dei post. Quindi voi state chiudendo un ciclo, l'ultimo è iniziato nel 2011, molto pesante, molto faticoso, molto destrutturante, le cose non sono più uguali a prima, tanti pezzi, tante relazioni, tante situazioni, tante amicizie avete perso, molto probabilmente nel corso di questi anni, tante maschere sono cadute, anche i sentimenti sono stati batostati abbastanza, sia per quanto riguarda gli affetti tra le persone di famiglia che le relazioni di coppia. E adesso state sancendo la fine.
Ora, quando si chiude è chiaro che, no? Voi immaginate quando uno chiude un negozio, si affaccia e guarda, oppure quando uno sta chiudendo una casa, immaginate, no? La casa del mare, uno si affaccia, dà uno sguardo e riepiloga se ha dimenticato qualcosa. Accade più o meno questo quando Giove ritorna sul nostro Sole, ma anche quando è Saturno, ma noi parliamo, pensiamo per quanto vi riguarda a Giove. C'è un riepilogo. No? C'è un riepilogo per chiudere tutto, per fare un bilancio e per reiniziare una fase, un ciclo di Giove che durerà altri 12 anni, che questa volta parte con dei presupposti decisamente più interessanti, più positivi, ragazzi, più consapevoli, più costruttivi. Se gli ultimi 12 sono stati distruttivi, questi sono costruttivi. Però ci dobbiamo andare in questi 12 anni alleggeriti. Alleggeriti di tutte le cose superflue, di tutte le cose che non sono sincere, di tutte le situazioni. Questa settimana, per esempio, a proposito di cose che non sono sincere, di cose che magari non avete voluto guardare, c'è un'utilissima quanto emotiva luna piena in pesci, congiunta a Nettuno retrogrado, che vi chiede di guardare sia nel vostro inconscio. E lo farà in maniera abbastanza scomoda, probabilmente ragazzi, attraverso uno scontro, una discussione, un attrito con qualcosa, con qualcuno o con qualche notizia, ok? Che potrebbe riguardare le questioni lavorative, quindi anche con i colleghi, cose del genere, o le questioni di salute. E quindi questa luna piena farà emergere qualcosa che è presente da tempo perché si congiunge a Nettuno retrogrado. E quindi cosa può emergere? O un malessere, ragazzi, un malessere inconscio che voi non avete fatto di tutto per non guardare e adesso verrà fuori. Una fobia, un'ansia, ragazzi, un dolore, un ricordo, una memoria. Ragazzi, qualsiasi cosa, siamo esseri umani, è chiaro che tutto quello che non abbiamo risolto sta nell'inconscio e pesa come uno zainetto che pesa. Quando lo zainetto pesa troppo perché noi non lo vorremmo guardare, noi vorremmo una vita leggera, ma lo zainetto pesa troppo. Che si fa? Ci si aliena, si fa ricorso, ragazzi, all'alcol, alle droghe, alle situazioni eversive, che ne so, viaggi astrali, io ne sento di ogni, io ne sento di ogni, io ne sento di ogni, ma purtroppo, per risolvere le cose, ma purtroppo c'è soltanto una vera regola per risolvere le cose ed è quella di guardarci dentro, stare nel dolore, stare nel malessere finché non si sente quella voce che ti dice qual è il problema. E quindi lo sai, lo accetti, lo capisci e tutto si fa più chiaro. Che per chi non ce la fa, io posso consigliarvi l'MDR, che è una tecnica di psicoterapia veramente utile e soprattutto accelera molto, come dire, l'apertura dello zainetto inconscio e fa uscire tutti i panni che avevamo dimenticato lì. A voi succede, questa settimana potrebbe emergere questo. E quindi poi ci sarà la necessità di mettere in regola, in ordine la vostra vita, perché nel frattempo i pianeti in Vergine chiedono anche quello, chiedono di mettere ordine nella vostra vita se c'erano delle cose sregolate, se esce fuori un malessere e magari esce fuori attraverso un eccesso di, ragazzi, di vizi o un eccesso di collera, perché uno accumula, accumula, accumula e poi con i transiti dissonanti magari no, guida in stato d'ebbrezza, discute con qualcuno, gli rovescia addosso la qualunque, si hanno dei comportamenti disordinati oppure semplicemente non essendo in equilibrio si fanno tutta una serie di danni, di cose, si promettono cose che non si riesce a mantenere, no? E arrivano i nodi al pettine a un certo punto con dei transiti del genere e quindi o ci si regola o ci si regola. Quindi potrebbe accadere questo, cioè che ci sia la necessità fortissima di mettere ordine alla vostra vita, allo stile di vita, alle questioni di salute e al benessere, come ragazzi, non facendo gli scolaretti bravi per una settimana facendo finta che tutto va bene, no? Poi le maschere cascano peggio di prima.
affidandosi a professionisti, risolvendo questi problemi, qualunque essi siano, e quindi seguendo una terapia. I pianeti in Vergine vogliono quello, cioè che la guarigione scenda nella nostra realtà, proprio che diventi realtà, ok? Cioè che si metta in pratica un nuovo stile di vita, una nuova cura, una nuova... e ci chiedono rigore. Al contrario, se vi siete dati troppo rigore, troppi doveri, troppe pesantezze, avete abbozzato, non è da voi, siete dei figli di Marte, però, insomma, venite da anni impegnativi, le quadrature dei pianeti Capricorno sono state, non una passeggiata, insomma, diversi ariete sono un po' implosi, nel senso che hanno perso quella grinta, quella verve, quella forza, quel coraggio e quell'incoscienza, e quindi abbozzano, si barcamenano in una realtà che, nella quale non si riconoscono più. Se dovesse essere invece questo, che non siete voi sbroccati, no? Che dovete trovare la quadra, se invece è il contrario, perché i transiti funzionano a seconda della dove pende l'ago della bilancia in quella polarità, allora potrebbe accadere che questa luna piena, se venite da un percorso di grande sopportazione, questa luna piena vi faccia esondare e complice un Marte in Gemelli abbastanza polemico, ma a vostro favore vi farà magari schiettamente dire quello che pensate, prendere le distanze da qualcosa, da qualcuno, lavoro, è probabile che c'entri il lavoro, ragazzi, in queste faccende, e quindi insomma poi da lì ci sarà un punto di non ritorno, le lune piene questo vogliono, e da lì inizierete a riprogrammare questo anno di rinascita, perché finalmente avete avuto o per coraggio o per perdita di pazienza, avete avuto l'opportunità di liberarvi di una situazione che vi faceva sentire in gabbia, e ovviamente poi ci sarà un mesetto, no? Complice Mercurio retrogrado, si arriverà fino ad ottobre per pensare ora al da farsi in base a quello che è successo, a riorganizzare la vostra vita. E da Natale, ragazzi, veramente ve ne accorgerete da quando il sole entrerà in Sagittario, dal 23 novembre. Lì inizierà veramente la seconda parte della vostra rinascita. Giove per voi esce a maggio 2023 dall'Ariete. C'è stata una prima fase in cui è arrivato al grado 8-9 dell'Ariete e poi è diventato retrogrado quest'estate. E questa siamo ancora nella fase di retrogradazione che dura fino al 28 ottobre, ed è quella in cui vi serve il tempo. Il tempo vi è servito per riavvolgere i nastri, appunto, vedere se c'era qualcosa da lasciare. Facciamo gli ultimi sbrocchi con le lune piene a settembre e a ottobre, poi Giove uscirà un paio di mesi dal segno dell'Ariete, vi farà tirare un sospiro di sollievo, tutto il caos, ci sarà la quiete dopo la tempesta, e poi quando il 20 dicembre tornerà nel segno dell'Ariete, voi potenzialmente sarete rinnovati, ma rinnovati dentro, e ripartirete nella direzione che ovviamente vi fa battere il cuore, perché ricordate che dove c'è sentimento, c'è autenticità, c'è forza e c'è potenza. Quindi non mettete più maschere. Per l'amore, è probabile che qualche situazione sia arrivata all'esito o che qualcuno di voi abbia conosciuto delle persone ultimamente con le quali adesso c'è una distanza. Può essere una distanza di responsabilità, di obblighi, di impegni. Può essere che questa persona sia tornata o si sia allontanata, insomma, in un altro luogo ci sono delle distanze, i pianeti in bilancia che si stanno già avvicendando, quindi il tempo di un mesetto, e avrete la misura anche di questa situazione. Per tutte invece le coppie stabili, ragazzi, anche se gli impegni e i doveri e lo stress vi allontanano, il ritorno di Giove in Ariete vi potrà, soprattutto da Natale, vi potrà far rivivere una nuova fase di vita alleggeriti da tutti questi stress. Quindi settimana tesa, ma settimana, come dire, funzionale alla risoluzione di qualcosa di interessante. Fatemi sapere, un grande bacio, e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro.
Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, allora, voi siete tra i principali interessati dei transiti rivoluzionari, destabilizzanti, destrutturanti dello zodiaco, insieme allo Scorpione e poi a Acquario e Leone. Questo vale sia per i Toro, sia per gli ascendente Toro e per tutte quelle persone che hanno dei valori in Toro importanti come la Luna, la Venere. Ragazzi, io credo che anche Marte e Mercurio si siano fatti sentire. Quindi, che cosa accade? Siete reduci da un transito rivoluzionario, avete ancora Urano, scatenatore di cambiamenti e di rivoluzioni abbastanza improvvise. Congiunto al nodo nord, quindi siete ancora in un anno di svolta. Le svolte sembrano essere molto legate all'asse della materia, quindi beni, immobili e anche possesso, controllo fatto e ricevuto nelle relazioni, perché la materia è quello, cioè non è che esiste una persona possessiva con i soldi che poi insomma non sia controllante in qualche modo con le altre persone, probabilmente le cose vanno di pari passo. Comunque il controllo, il materialismo si riflette inevitabilmente anche in altri rapporti, in altre aree della nostra vita. Quindi venite già da transiti molto intensi che si sono materializzati tra luglio e agosto. Adesso questa settimana c'è da mettere, ci sono da mettere in ordine tutta una serie di altri equilibri, il tutto alla luce delle novità che probabilmente si sono verificate nelle scorse settimane. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda l'amore nei confronti del partner, ci sono state inevitabilmente delle tensioni, si vede dai transiti, e c'è una necessità di rimettere ordine nei rapporti, nelle competenze, proprio anche nelle questioni, principalmente ragazzi, proprio nelle questioni pratiche, nella routine di vita. Probabilmente c'era chi faceva troppo, probabilmente c'era chi faceva poco, insomma, chi contribuiva meno, chi contribuiva di più. È probabile che laddove ci fosse uno sbilanciamento nelle relazioni, più marcato, le problematiche siano state più marcate, ok? Perché questi pianeti in Vergine passano per mettere ordine, è l'energia che lo richiede, perché comunque inizia fondamentalmente una sorta di capodanno, no? Il mese di settembre, proprio il segno della Vergine ha questa funzione, ok? C'è il segno del Leone precedente che è l'acme più alto, ok? Vi siete divertiti, avete fatto bagordi, avete amato, ok? Adesso si mette in ordine e si riparte per un nuovo anno. Quindi, siccome l'inverno, l'autunno e l'inverno servono per la semina, è chiaro che noi dobbiamo avere un programma, dobbiamo sapere cosa fare, come farlo, dobbiamo anche avere cosa seminare, come farlo e quando farlo, no? E quindi c'è questa fase di rimessa in ordine che in alcuni casi ha trovato tutto spianato, anche se con le quadrature di Saturno a Urano è difficile che tutti i Toro, gli ascendente Toro, abbiano la vita perfettamente in ordine, no? Perché è proprio l'energia che sta dissestando le zolle più profonde della terra del Toro per cambiare le cose, ok? Sicuramente non sono anni tranquillissimi, ma sono anni importanti, che però se il Toro si è eccessivamente impigrito e ha lasciato tante cose da fare, hanno portato sul Toro, ma sempre anche, ripeto, sull'ascendente Toro e sulla Luna in Toro, tante cose da fare tutte insieme. Quindi con un carico da 90 pesante. Ed è qui che, insomma, questa settimana, come per tutto il mese di settembre, sarà una settimana di questioni burocratiche, di cose da mettere, di doveri. E anche la vita sentimentale con il partner sarà travolta più che da divertimenti e piaceri, anche se ce ne sarebbe tanta voglia e tanto bisogno, proprio da questioni di ordine pratico, burocratico e anche progetti. Laddove non ci fossero cose da sistemare, immobili, carte, scartoffie e carte bollate, i progetti e i programmi, per il futuro, anche
questioni di arredamento, tutte le cose legate alla Vergine, anche questioni legate ad acquisto, compro quella casa, sento il geometra, faccio il sopralluogo. Cioè, anche in questo senso, no? Anche se non ci dovessero essere delle pendenze, delle cose pesanti da risolvere, proprio così a livello amministrativo o a livello di ristrutturazioni, molto legate soprattutto alle cose del Toro, il vostro tempo libero, i vostri pensieri e le vostre energie sono principalmente indirizzati in questioni pratiche, proprio in progettazione, programmazione di cose di ordine pratico. Se riuscite, ovviamente, questo sembra il mese per andare in vacanza, però probabilmente i tempi saranno ridotti perché proprio ridotto, proprio come energia, è ridotto il tempo che avete per il divertimento, per il relax, e forse non andrete da soli, ma con un gruppo di persone. Perché altra cosa che caratterizza questa settimana o che parte da questa settimana, ci sono novità per l'entourage, per gli amici o per un progetto che a partire da questa settimana inizierà. È una cosa forse che dovevate fare da molto tempo, sia per quanto riguarda le amicizie, sia per quanto riguarda il progetto. C'è qualcosa che voi volevate fare, dovevate fare, che sia un repulisti, che sia affrontare qualcuno, che sia invece progettare ed includere qualcuno, ma questa luna piena congiunta a Nettuno farà venire fuori i vostri sogni, il vostro bisogno di condivisione, allargherà proprio punta dei riflettori e punta l'energia nel settore dell'entourage, delle amicizie, e quindi l'energia sarà molto più forte, soprattutto nelle giornate intorno alla luna piena del 10, per quanto riguarda gli amici, i progetti o non lo so, i colleghi, insomma, no? Il team di lavoro, la squadra, rispetto all'amore. Se siete degli studenti, ragazzi, è normale, no? Nel vostro caso è la Palissiano, che il ritorno ai banchi di scuola, anche per chi è più grandino, che magari i piccoli non seguono questo tipo di canale, anche chi è grandino, chi fa l'università o chi lavora nell'istruzione, è chiaro che in questo momento sta iniziando a concentrarsi sui colleghi, sui programmi, sulle cose da fare, sui progetti da portare avanti, sull'entourage, rispetto alle questioni sentimentali. Quindi, se svolgete quel tipo di lavoro, se siete abbastanza giovani da essere ancora nel mondo dell'istruzione, come tempistiche nel vostro caso è abbastanza, come dire, si spiega, prestate, insomma, il vostro esempio si presta perfettamente a spiegare, no? A fare un esempio concreto di quello che possono essere i transiti per il Toro, l'ascendente Toro di questa settimana. Un'altra voce, quindi amicizie, progetti e entourage che hanno più energia, quindi che portano a trascurare i sentimenti. Laddove le situazioni sentimentali fossero proprio arrivate agli sgoccioli, causa anche Mercurio retrogrado opposto a Giove, ragazzi, ci potrebbero essere le tentazioni più grandi per gli allontanamenti. Ricordatevi sempre, soprattutto se siete dei partner di Toro ascendente Toro, che il Toro ha Giove in Ariete nel settore dell'inconscio, quindi medita di uscire dagli orticelli. Dei propri confini e potrebbe, con una spinta all'individualismo molto forte. Ovviamente, amici del Toro e dell'ascendente Toro, non si prendono decisioni, se ne può parlare, ma non fate le valigie tra l'11 settembre e il 4 ottobre, qualora vi fosse venuto in mente in questi giorni. Se invece era una cosa sentita lungamente ponderata, allora le decisioni con Mercurio retrogrado sono le decisioni legate al passato, quel fare finalmente una cosa che bisognava fare, sono ben accette. Però, ragazzi, c'è sempre Mercurio retrogrado opposto a Giove. Quindi, se proprio uno volesse essere pratico, a meno che la situazione non sia fuori legge perché Mercurio, quindi fuori legge, magari pericolosa, estrema, in quel caso, ragazzi, qualsiasi momento è buono per andare via, soprattutto Mercurio retrogrado, ok? Però, per il resto, aspettate ottobre.
Aspettate ottobre, ragazzi, per tutte le cose che vi vengono in mente. Vi ricordo che con Mercurio retrogrado, dall'11 settembre al 4 ottobre, non si debutta, non si aprono negozi, non ci si presenta al mondo. Questo è un ottimo momento per sistemare le cose del passato. Poi dal 4 ottobre potrete dare il via alle cose del futuro. Questo non dimenticatelo. Ragazzi, settimana impegnativa, settimana scoppiettante, settimana anche di spese, ma di emancipazione, e bisogna vedere che cosa porta la luna piena del 10, però porterà qualche novità che poi avrà, come dire, una piena maturazione tra novembre e dicembre. Però è un progetto, ragazzi, è un progetto che vede coinvolti gli altri. Però bisogna prima vedere la definizione dell'entourage, quindi scegliete bene, approfittate dei giorni con Mercurio retrogrado per ripensare, per sistemare se avete fatto questo progetto del passato. Ragazzi, io aspetto i vostri commenti, i vostri feedback, vi mando un grande bacio e passiamo agli amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli. Cari amici dei gemelli e cari amici con l'ascendente gemelli, voi siete tra i principali interessati del transito eccezionale di Marte nel vostro segno, che durerà ben 7 mesi, iniziato il 20 agosto e terminerà il 24 marzo del 2023. Quindi transito super eccezionale, perché normalmente Marte resta in un segno 45 giorni, quindi 7 mesi, potrete capire che cosa significa. Allora, periodo assolutamente impegnativo, raga, anche di discussioni, perché ragazzi, Marte è l'energia, la forza, l'iniziativa, però è anche il combattimento, la lotta, l'avversario, e ovviamente nel segno dei gemelli, che insomma è un attimino doppio, potrebbe portare anche ad essere fortemente indecisi, divisi volutamente o meno fra due situazioni, e grazie al trigono di Saturno e grazie al sestile di Giove in Ariete, sono tutti aspetti positivi, ragazzi. Lo so che sto parlando in astrologhese e voi mi dite: ma questa che sta di? Avete Giove, grazie a Giove a favore, grazie a Saturno a favore, ci sono i presupposti per prendere decisioni, per fare le scelte migliori dopo aver valutato ovviamente un pochino. Quindi innanzitutto dopo il 4 ottobre, quando Mercurio sarà a favore, quindi potrete scegliere la cosa migliore, interrompere questa divisione, questo essere ad un bivio e fare scelte mature grazie al trigono di Saturno, intelligenti e sagge grazie alla fortuna e alla lungimiranza che vi porta un Giove favorevole. Però ovviamente ci vogliono crescita e impegno. Se fate le solite scelte che fanno i gemelli, che scelgono la via più comoda, venite meno a quel, diciamo, alla bontà, alla parte nobile di questo transito, che quando porta l'haters, quando porta la discussione, lo fa per farci fare un salto di qualità, no? Per farci vedere delle cose, per farci distaccare da alcune situazioni o per farci prendere delle posizioni, no? Mature, solide e forti. Quindi transito impegnativo che ovviamente vuole dai gemelli, dall'ascendente ai gemelli, un'evoluzione. Questo transito di Marte, come ho già detto nel video dedicato a Marte in Gemelli, accompagna ed è accompagnato da Saturno favorevole, come se Marte e Saturno in Acquario e Marte in Gemelli si dessero la mano e vi traghettassero attraverso scelte consapevoli, maturità, presa di coscienza e tutto un lavoro cerebrale che poi determinerà delle scelte diverse. E arriverete ad un 2023 nel quale sarete delle persone più mature e più in gamba e capaci di grandi novità. Queste grandi novità già questa settimana iniziano forse a presentarsi, perché
Perché già con questo Marte dal 20, insomma, sono giornate impegnative, c'è chi vi pungola, c'è chi vi stimola, c'è chi vi porta le vostre responsabilità, se avevate, no? Se non le avevate, se non ve le eravate messe sulle spalle già da soli. Quindi è aumentato il carico, ovviamente, aumentano, come dire, le discussioni, aumenta il nervosismo, quindi avete anche la possibilità di osservare quanto nervosismo avete dentro e di prendere, come dire, prendere in mano la situazione e cambiare, perché quando una persona ha tanto nervosismo addosso vuol dire che forse non ha uno stile di vita che lo appaga, non è interiormente sereno. Siccome il Gemelli ha questa dualità fortemente marcata tra la parte in luce e la parte in ombra, è probabile che abbiate fatto delle scelte che soddisfano una parte sola, magari quella istintiva, quella dell'ego, e magari trascurano la parte più luce spirituale o viceversa. E quindi c'è bisogno di una presa di coscienza, no? Marte nel segno dei Gemelli, ripeto, è una grande sfida cerebrale, ma questa settimana con la luna piena in pesci congiunta a un Nettuno retrogrado, cosa accade? Mentre insomma siete stressati e probabilmente lo stress vi arriva anche dal lavoro, ecco, dal lavoro e dagli amici, insomma, dall'entourage, dai colleghi, ci sono questioni, faccende. Questa luna piena avvolge in maniera globale quelle che sono le vostre aspirazioni, quello che è il vostro stato odierno della carriera, diciamo, del vostro percorso, processo lavorativo, e fa emergere qualcosa. Succede qualcosa, probabilmente dentro di voi, ma ancora più probabilmente all'esterno delle vostre vite, in ambito lavorativo o proprio rivolto, riferito a qualcosa, a un sogno legato alla carriera, e emerge qualcosa che voi magari non avevate voluto ammettere, un sogno, un bisogno. Cosa può accadere in concreto? Che voi non stiate e che vi rendiate conto che non state più bene dove state e che quindi volete cambiare. E se ciò accadrà, ci saranno due step importanti, uno tra novembre e dicembre 2022 con il ritorno di Giove su Nettuno, e poi e il terzo sarà quello a partire da Saturno in Pesci. Quindi potreste decidere di non stare più bene lì, potreste magari capire di non aver svolto finora il lavoro come andava fatto, e quindi potreste invece metterci un rinnovato impegno, ma sempre di un grande cambiamento, di aspirazioni, di consapevolezza si tratta. La cosa più probabile, ragazzi, è che si tratti di cambiamenti concreti, perché ci sono sempre pianeti in Vergine, che sono legati anche alla dimora e al domicilio. Quello che potrebbe accadere con questa luna piena, per esempio, è che per quanto riguarda gli avvenimenti esterni, che poi vi potrebbero far capire che non volete stare più lì o che vi è stata data una nuova possibilità e potete fare meglio, possono trattarsi di trasferimento o di un paventato. Quindi potrebbe arrivarvi la notizia di un paventato trasferimento, che magari potrebbe concretizzarsi tra un mese, scusate c'è vento, fra un mese e mezzo, quindi tra il 28 ottobre e il 20 dicembre, e quindi probabilmente dovrete prendere delle decisioni. Oppure ci viene data la possibilità di fare dei corsi, delle promozioni attraverso dei corsi di aggiornamento, che vi porteranno magari un periodo temporaneamente fuori da casa, o comunque fuori dal luogo dove andate, quindi c'è un trasferimento in questo senso a tempo determinato, e che poi vi porterà a iniziare una nuova fase di carriera. Quindi le novità grandi riguardano il cambiamento e anche il prendere delle decisioni riguardo adesso. Il vostro governatore, ragazzi, allora la luna piena, quindi queste novità potrebbero avvenire intorno al 10, la luna piena ci sarà il 10 settembre. Il vostro governatore, Mercurio, da adesso in bilancia, a vostro favore, dall'11 diventerà retrogrado e lo sarà fino al 4 ottobre. Ragazzi, se dovessero venirvi delle idee, o se la luna piena del 10 dovesse portare delle notizie che non avevate
già valutato, già soppesato. Se possibile, non date comunicazioni ufficiali o comunque non date comunicazioni impulsive tra l'11 settembre e il 4 ottobre, perché quando Mercurio è retrogrado non bisogna lanciarsi verso il futuro, ma bisogna risolvere prima le questioni del passato, ok? Ovviamente uno può chiedere con Mercurio retrogrado, perché essendo in fase di valutazione può, no? Può iniziare a ponderare delle cose, nulla di ufficiale, così per informazione, per vedere che aria tira. Questo ovviamente è consentito, perché qualcuno già mi ha scritto: io non riesco a dare delle comunicazioni prima del 12 settembre, che ne pensi? Se non sono proprio, cioè se non è un'apertura di negozio, un'apertura di partita IVA, che ne so, l'uscita di un libro, voi che siete insomma dei mercuriali, ecco, se non si tratta di queste cose proprio di debutto, allora iniziate ovviamente ad informarvi e a comunicarvi. E poi ragazzi, sta capitando un po' a tutti, perché poi settembre questo è un, no? È un mese un po' burocratico. Se bisogna mettere delle firme con Mercurio retrogrado dall'11 settembre al 4 ottobre, ragazzi, accertatevi che sia tutto in regola, perché c'è l'opposizione di Giove. Questa è la condizione sine qua non. Accertatevi di sapere tutto, di avere tutte le autorizzazioni, tutte le cose. E in quel caso, se proprio non è possibile, almeno ci tuteliamo proprio dal punto di vista delle, così, delle regole, della certezza del fatto di essere in regola, che comunque di solito ci protegge da Mercurio retrogrado. Poi dal 4 ottobre Mercurio tornerà diretto, inizialmente sarà opposto a Giove e sarà nel segno della Vergine, il 23, nelle giornate tra il 15 ottobre e il 23, insomma, quello è un momento ideale secondo me, e saremo tutti molto più liberi, proprio la mente di chiunque sarà più libera, soprattutto la vostra, perché è il vostro governatore, di prendere delle decisioni, perché anche Giove si starà togliendo, no? Dalla rotta. Questo è un discorso un po' complicato, c'è da fare un video di aggiornamento tra Giove e Mercurio. Comunque, ragazzi, novità lavorative che vi possono aprire uno spiraglio per il 2023. Un grandissimo in bocca al lupo e passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro, cari amici con l'ascendente Cancro, questa settimana i pianeti sono ulteriormente a favore, già dal 5 Venere è entrata nell'amico segno della Vergine, quindi sta riportando ordine, routine benefiche e positive. Per quanto riguarda le questioni sentimentali, per quanto riguarda uno stile di vita sano, per quanto riguarda delle persone a fianco a voi, si sa che il segno del Cancro, l'ascendente Cancro, sono molto legati alla famiglia e magari con delle dissonanze a favore possono essere stati, ragazzi, c'è già anche Giove in Ariete, possono essere stati preoccupati per qualche componente della famiglia. Si sa che il Cancro è molto molto premuroso. E allora dal 5 già il Sole in Vergine aveva portato dal 22 agosto, no? Una certa linearità. Dal 5 agosto Venere entrata nel segno della Vergine, quindi anche probabilmente delle persone di famiglia, delle persone a cui voi siete legati da grande affetto, hanno iniziato a prendere delle decisioni, no? A mettere, magari se stavano male, a trovare una guarigione, ad avere un miglioramento di salute, a trovare una cura o un medico promettenti, ma anche nelle cose burocratiche, se c'era qualcuno che aveva delle incertezze e si era un attimino perso, questa settimana, grazie a Venere in Vergine, insomma, iniziano a crearsi situazioni più propositive. All'inizio, ovviamente, quindi anche in questa settimana in corso, non, diciamo, le nuove situazioni vanno un attimino tarate. Perché? Perché i pianeti in Vergine trovano lo scontro di Marte in Gemelli. Che cosa significa? Che da un lato l'energia vuole pianificare, vuole mettere in ordine, vuole trovare cure, vuole trovare, propone stili di vita, però c'è da un lato un Marte in Gemelli che invece
chiede come tempistiche, come dire, il tempo di sistemare altre situazioni. Quindi è come se i buoni propositi ancora non potessero essere messi in atto, no? Messi in atto. È come se ci fosse una tensione, un qualcosa, anche inconscio da parte vostra. Questa luna piena in Pesci congiunta a Nettuno, che acuisce un po' le tensioni fra i pianeti in Vergine e quelli e Marte in Gemelli, è una luna che però porterà ulteriore tensione, ma nuove consapevolezze. Ok? Questa per voi è un periodo di ritrovate consapevolezze, di ritorno a rivalutare i vostri limiti, i vostri potenziali, la strada fatta, il tutto per trovare una via per. È come se, visto il caos che si sta creando all'esterno, come se questa luna piena rappresentasse o l'illuminazione o qualcuno che vi aiuta a capire che per mettere ordine al caos dovete scendere dentro di voi. Scendere dentro di voi, riguardare i vostri limiti con obiettività, i limiti, i potenziali, le intenzioni, i desideri. E dopo questa luna piena si innescheranno lì sì tutta una serie di cambiamenti che potrebbero dare i loro frutti già tra novembre e dicembre, quando Giove tornerà su Nettuno. Però quello che dovete fare è essere onesti con le vostre aspirazioni, con i vostri sentimenti e anche con voi stessi, cioè con i limiti che avete superato e quelli che è importante che superiate ancora, perché se state patendo irrequietezza e tensioni nella vostra realtà è perché c'è qualcosa che non è ancora stato, come dire, che non vibra ancora ad una frequenza armonica, ok? Quindi luna piena assolutamente illuminante, cercate di scendere, cercate di non aderire alle tensioni esterne, ma cercate di utilizzare le tensioni che accadono fuori per capire che cosa vi manca per creare dentro, per creare una realtà impegnativa. Quindi settimana di prese di coscienza, settimana di prese di coscienza ed è anche una settimana che oltre alle prese di coscienza interiori e quindi a fare il punto della situazione, è una settimana che per molti cancro può portare un nuovo inizio di competenze o di cultura, quindi a livello universitario o di corsi, il desiderio di riprendere in mano la situazione e di aumentare le vostre competenze e la vostra conoscenza. E potrebbe trattarsi di corsi che vi daranno soddisfazione perché si concluderanno e vi daranno degli attestati già tra novembre e dicembre con Giove su Nettuno, oppure possono essere cose che si concluderanno l'anno prossimo, fra alcuni anni, quando, diciamo, durante il transito di Saturno in Pesci, che è il tempo che ci vuole affinché le vostre aspirazioni si concretizzino. Quindi dipende da quello che vi manca, perché non abbiamo tutti la stessa età e non arriviamo tutti uguali ad un transito. Un'altra cosa che potrebbe accadere con questa luna piena è che per fuggire dalle tensioni andiate lontano. Il lontano torna a chiamarvi se siete stati già all'estero, se siete stati già lontano, se avete fatto già dei percorsi, perché il lontano può essere anche quello interiore, il lontano vi chiama e forse c'è bisogno di riprovare. È possibile che ritornino anche delle situazioni che avevate abbandonato nella primavera con il primo passaggio di Giove nel segno dei Pesci, quindi estero, competenze, consapevolezza e lavoro interiore sembrano le vie migliori per fuggire alle tempeste, alle tensioni che potreste avere in queste settimane con lo scontro di Marte e i pianeti, Marte in Gemelli e i pianeti in Vergine, ma la Luna a voi indica sempre il cammino, la parte giusta. Un'altra cosa a cui dovreste prestare attenzione sono i nemici nascosti. I nemici nascosti perché avete Marte in un settore che è proprio quello non solo dell'inconscio, che quindi vi suggerisce di lavorare dentro di voi per stemperare le tensioni.
è anche un transito che indica che potrebbero emergere una o più figure di persone che magari reputavate amiche, che invece sono amiche di qualcun altro e magari vi vanno contro. E però la buona notizia è che Marte, prima in ottimo aspetto a Giove, poi in ottimo aspetto a Saturno, per ben 7 mesi, tanto durerà questo transito, no? Di fronteggiamento sia delle vostre questioni irrisolte interiori sia dei nemici nascosti che a un certo punto, raga, ovviamente si palesano, probabilmente con Marte in Gemelli vengono fuori e voi non ve l'aspettavate, però grazie al trigono di Saturno, quindi all'assist di Saturno, tutto andrà bene, nel senso che riuscirete finalmente a risolvere qualsiasi cosa vi si presenti con costanza, giustizia, umanità e rispetto, empatia, uguaglianza e rispetto delle regole. Quindi periodo impegnativo, ma ragazzi di estrema crescita, avrete il trigono di Saturno da marzo e il trigono di Giove, sono tutti aspetti favorevoli in autunno, quindi le stelle vi aiutano in questa trasformazione interiore, ok? In questa crescita personale che poi vi darà grandi soddisfazioni anche lavorative. L'amore inizia a recuperare, ragazzi, inizia assolutamente a recuperare, quindi recuperi e novità positive che potrebbero già arrivare con questa luna piena e poi sbocciare in tutto il loro potenziale nell'autunno. Quindi aggiornatemi, fatemi sapere come vanno le cose. Passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, settimana impegnativa, settimana che si spera porti svolte, svolte nelle questioni economiche, nelle questioni ereditarie, nelle questioni proprio di beni, no? Vi state cimentando anche voi con l'asse della materia. Già, ragazzi, c'è il nodo nord nel 2022 in Toro e quindi tutte le vicende, sia mondiali che personali, si muovono molto nell'asse della materia, a dare, avere, possedere, vendere, comprare e cose di questo genere, no? Sottrarre, prendere, poi insomma le lotte dipendono anche dal livello evolutivo. Sicuramente voi siete tra i principali detentori, insomma, ricettori dei transiti di questo periodo, perché insomma state lasciando andare tanto passato, cari amici, soprattutto nei rapporti, nelle questioni legali, nelle compravendite, nei lavori, matrimoni. Ragazzi, avete Saturno opposto dal 10 marzo 2020, lo sarà fino a marzo 2023. Saturno è il signore del tempo, è il signore del karma, è colui che quando passa in opposizione ci dice questa situazione è finita, e quindi c'è chi di voi sta andando in pensione, c'è chi di voi si sta sposando, c'è chi si sta separando, c'è chi sta acquistando casa, c'è chi la sta vendendo, cioè sono tutte cose abbastanza epocali, no? Sono le opposizioni e le congiunzioni di Saturno, più ragazzi delle quadrature e di altre cose, sono quelle che segnano le pietre miliari della nostra vita, no? Il prima e il dopo di qualcosa, proprio perché Saturno è il signore del karma. Quindi, voi siete già in una fase di trasformazione, ragazzi, di trasformazione che adesso sta passando sia per le questioni lavorative che per le questioni di possesso, e quindi è probabile che ultimamente abbiate lasciato andare un immobile, un progetto, anche qualcosa di iniziato, ok? Che poi si è anche qualcosa di iniziato un paio d'anni fa, 3-4 anni fa, che magari si è arenato. E siete in fase di grande trasformazione questa settimana. Con questa luna piena particolare su Nettuno retrogrado, vi tocca, a quanto pare, a quanto suggeriscono le stelle, mettere mano a delle questioni ereditarie e risolverle. Siccome una luna piena in pesci è una luna abbastanza spirituale, abbastanza,
psicologica. Quindi verrebbe, ragazzi, verrebbe da dire che questa luna piena interrompe degli schemi comportamentali, che vi fa rinascere, che vi fa rinascere a livello psicologico, che vi fa spezzare il karma, no? Sapete, le memorie antiche, gli schemi familiari che noi ci portiamo dietro di generazione in generazione. Però io temo, ragazzi, che questa rinascita e questo abbandono di schemi psicologici passi attraverso il piano della materia. Quindi la domanda giusta da fare a Leone e ascendente Leone è: quale schema comportamentale, quale memoria antica, quale karma familiare vi portate sulle spalle, sta tornando adesso e attraverso un'azione ben concreta, non attraverso preghiere, attraverso un'azione sul piano della materia state finalmente lasciando andare? E quanto state pagando in termini di risorse personali per questo? Perché questo è come se aveste delle questioni ereditarie in ballo e per sistemarle voi abbiate messo e state mettendo sul piatto anche delle vostre risorse. E questa settimana la polarità tra la luna piena in pesci su un Nettuno retrogrado, che è questo ideale di dire io farò questa cosa, opposta a Sole e Venere in Vergine, vi chiede: ne vale la pena? Cioè, quanto ti costa interrompere questa cosa? Quanto costa realizzare probabilmente questo sogno, questo ideale, questa emancipazione, questa maturazione interiore? Quanto costa? Questo lo sapete soltanto voi. Le stelle vi porgono una questione da valutare. Ci sono sicuramente delle spese proprio di ordine pratico, proprio di ordine pecuniario. Sicuramente questa e la settimana prossima saranno delle settimane tese perché i pianeti in Vergine si stanno già scontrando con Marte in Gemelli. Quindi è come se ci fosse un progetto che non riesce a decollare a causa di queste questioni burocratiche, di queste spese che prima devono essere fatte e che quindi state soppesando se ne vale la pena, se si può fare. Allora, ragazzi, datevi del tempo, probabilmente, allora datevi del tempo per decidere, ma probabilmente le cose sono talmente intoppate che il tempo probabilmente ve lo chiederà l'universo o la burocrazia. Quindi forse questo rallentamento offre una sorta di salvezza. Perché? Perché dall'11 settembre, giorno dopo la luna piena in pesci, dall'11 settembre Mercurio sarà retrogrado fino al 4 ottobre. Quando Mercurio è retrogrado non si va, non si debutta, non si va verso il futuro, non si debutta, non devono uscire libri, non sarebbe meglio non fare comunicazioni ufficiali, almeno di cose decise nell'imminenza. È un Mercurio molto utile per risolvere, per valutare, per soppesare le cose del passato, ok? Quindi utilizzate questo periodo per rimettere in ordine carte, scartoffie, per farvi consigliare, per farvi no? Per valutare, perché sembra proprio che voi siate su una bilancia, lo faccio o non lo faccio, vale la pena, non ne vale la pena. Cosa dirvi? Quello che farete adesso, se insomma riuscirete a con questa luna piena ad abbracciare quello che questa luna piena vi propone, vi darà dei grossi frutti a partire dal 28 ottobre al 20 dicembre, quando Giove in moto retrogrado raggiungerà lo stesso grado in cui Nettuno e la Luna si sono adesso incontrati, quindi quello che emerge, che viene affrontato adesso e che si interrompe adesso, che viene consapevolizzato adesso, avrà dei frutti, vi porterà delle nuove opportunità fra circa 2 mesi. E poi ovviamente ci sarà tutto ulteriori conseguenze di esito grande. Quindi sarebbe bene, insomma, fare
fare qualcosa adesso, insomma, anche se vi costa qualcosa, sarebbe bene procedere verso la cosa più giusta da fare, perché l'anno prossimo, dove adesso è Nettuno, dove si è fatta la luna piena in pesci, arriverà Saturno. Quindi se tralasciamo, come dire, i mostri marini in fondo all'oceano, perché la luna piena in pesci è nettuniana, congiunta a Nettuno è nettuniana, quindi far emergere dei mostri marini, insomma, delle cose che gravitano sul fondo del mare, però se non si affrontano adesso e non si mettono in regola adesso, dall'anno prossimo, quando arriverà Saturno, potrebbe chiedere degli esiti importantissimi, no? Potrebbe diventare quella che oggi è una scelta, potrebbe diventare in qualche modo un opt-out. Quindi, cari amici del Leone, grazie, complici, approfittate comunque del favore di Marte perché avete un entourage di gente in gamba. Questo Marte in Gemelli per voi è veramente propizio, anche se è molto stressante perché insomma indica un grande fermento e soprattutto più menti, più teste, più cose da conciliare, no? Come se foste divisi fra due situazioni. Ma avete un buon entourage di persone, di team che vi aiuta, insomma, in tutte queste valutazioni, in queste cose da affrontare. E anche ottimi amici, non soltanto dei professionisti, e poi avete il favore di Giove che fino al 28 ottobre favorirà i segni di fuoco, favorisce anche voi e vi farà superare tutta una serie di difficoltà, di limiti personali e vi consentirà di andare lontano. Quindi forza e coraggio, vedete che cosa emerge con questa luna piena e agite. Non vorrei dire costi quel che costi perché dovete individuarlo voi, però insomma sappiate che poi potrebbe non esserci più tempo. Quindi forza e coraggio, fatemi sapere come vanno le cose e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, questa settimana è abbastanza impegnativa. Avrete la luna piena. Al discendente avrete la luna piena opposta al vostro segno perché ci sarà una luna piena in pesci congiunta il giorno 10. È una luna talmente forte che si sentirà un paio di giorni prima, un paio di giorni dopo e poi insomma gli effetti si valuteranno nel medio e lungo termine perché è una luna molto impegnativa. È l'unica luna piena di opposizione che voi amici della Vergine avete una volta all'anno, come tutti del resto, tutti noi abbiamo una luna piena sul sole, sul segno solare, no? E una luna piena opposta proprio perché inizia un ciclo e poi da una luna all'altra c'è tutta una serie di evoluzioni attraverso le lune che snocciolano, no? Che si avvicendano all'interno dello zodiaco. E quindi questa luna del 10 settembre è molto importante, è un detonatore per quanto riguarda le relazioni e le situazioni ufficiali. Quindi potrebbe essere l'inizio della fine o l'inizio di una nuova situazione. Quindi se ci sono situazioni, ragazzi, ufficiali, per situazioni ufficiali intendo matrimoni, società, e questioni lavorative, quindi contratti lavorativi, assunzioni o meno, collaborazioni, qualunque, insomma, di qualunque cosa si tratti, e questioni legali, quindi anche processi. Quindi se c'è un procedimento legale, no, se avete, no, delle questioni legali in corso, potrebbero avvenire esserci delle novità, esserci delle sentenze, insomma. O comunque cominciare tutta una serie di appelli, così di confronti, di situazioni che vi daranno così, una piena maturazione della situazione, degli esiti definitivi tra novembre e dicembre, quando Giove si congiungerà nuovamente a Nettuno. Quindi questa è la situazione processuale. Per quanto riguarda i matrimoni, le situazioni lavorative, le situazioni societarie, ragazzi, dipende da come ci arrivate. Se venite da un percorso di solitudine, se venite da un percorso di disoccupazione,
Se venite da un percorso in cui nel settore relazioni c'era il deserto, allora questa luna è una scatenatrice di avvenimenti che vi faranno un po' perdere la bussola, ma vi faranno anche uscire da quella situazione di aridità e vi porteranno una marea, letteralmente, una marea di situazioni. Non è detto che siano una marea di situazioni, insomma, tra cui puoi scegliere quella definitiva. Voi mi chiederete come si fa a scegliere tra una marea? Allora ve lo diranno gli eventi, avete due step, due portali. Quello che arriva adesso, intorno alla luna piena, avrà uno sviluppo tra novembre e dicembre, quindi un esito, e quindi voi vedrete già l'andazzo, e poi una conferma, una conclamazione, proprio un'ufficializzazione, quando da marzo 2023 Saturno entrerà nel segno di Pesci e quindi poterà tutti i rami secchi, quindi farà crollare tutte le illusioni e confermerà e solidificherà tutto quello che invece era autentico, aveva linfa vitale e aveva un motivo di esistere nella vostra vita. Quindi, se venite da un momento di aridità sentimentale, questa luna potrebbe portarvi una persona che veramente possa farvi perdere la testa. Potrebbero esserci anche dei ritorni provenienti dalla primavera, perché la Vergine ha avuto Giove opposto in Pesci dal 1° gennaio all'11 maggio, ragazzi, e in quel momento potreste, con l'agglomerato di pianeti che c'erano in Pesci insieme a Giove, potreste aver conosciuto qualcuno, potreste aver lambito delle situazioni che poi sono diventate immediatamente evanescenti, ma che adesso ritornano. Quindi potrebbe accadere anche questo, quindi c'è una seconda possibilità e grazie al sestile, ragazzi, di Urano dal segno del Toro, dal nodo nord, questa volta potrete guardare la situazione che ritorna, o ragazzi, anche che si ripresenta, rinnovati, perché quello che vogliono le stelle da voi è che cambiate il punto di vista, che superiate dei limiti materiali, dei limiti magari di timori, dei limiti di eccessiva concretezza e quindi legati alla paura di lasciarsi andare, oppure delle convinzioni limitanti che non vi permettono di abbracciare il cambiamento, perché è chiaro che i pianeti in opposizione si presentano un po' come una provocazione, ma ci danno la possibilità di includere, come dire, di non escludere, ma includere nella nostra vita, quindi di fare pace col nostro lato ombra, con la parte dell'inconscio, quella più emotiva che non controlliamo, ok? Anche con i timori. Quindi c'è forse un po' la necessità di diventare più flessibili e di lasciarsi andare. Quindi, dal punto di vista dei sentimenti, potrebbero esserci dei ritorni legati ai primi 5 mesi del 2022 e anche a una parentesi, così potrebbe tornare qualcuno a sorpresa, anche legato ad una parentesi abbastanza veloce, appartenente, legata al 2021 e precisamente al periodo tra il 14 maggio e il 31 luglio, se non erro. È il mese di luglio, qui tra il 14 maggio e luglio 2021. Per i Vergine, per gli ascendente Vergine, sentimentalmente parlando e anche lavorativamente parlando, si chiude un ciclo iniziato nel 2010 o nel 1998. Ragazzi, sulla mia pagina di Instagram, ma anche sui post qui di YouTube e sulla pagina Facebook trovate post sui cicli di Giove in Pesci. Nel vostro caso mi interessa assolutamente di più Giove in Pesci, ma anche di Giove in Acquario e Giove in Ariete. Se non li trovate, battete un colpo, insomma, fatemelo sapere nei commenti perché faccio un nuovo post. Quindi si chiude un nuovo ciclo, un ciclo almeno quantomeno legato agli ultimi 12 anni. Un ciclo che è stato abbastanza destrutturante, se ne apre un altro diverso, se ne apre un altro con delle opportunità più concrete, più realistico, più pragmatico e soprattutto, ragazzi, più costruttivo, quindi e durerà altri 12 anni. E quindi è un po' un momento di tirare le somme, e il momento adatto sembra essere questa luna piena, che appunto, se avete trascinato delle situazioni che non davano grandi frutti, che comunque appunto la parola
lo dice da sé, se avete trascinato delle situazioni che appunto dovevano essere trascinate, sia per quanto riguarda le relazioni ufficiali, sia per quanto riguarda le società, sia per quanto riguarda le relazioni sentimentali, questa luna piena potrebbe, congiunta a Nettuno retrogrado, può essere il punto di non ritorno e poi da lì iniziare a tutto un processo, così un effetto domino che tra novembre e dicembre vi regalerà la libertà. È come se state È come se state andando in mare aperto e insomma adesso avete difficoltà ad abbandonare la terraferma, la routine, il vostro quotidiano al quale siete molto legati, ma tra novembre e dicembre sarete in mare aperto e quindi avrete molteplici situazioni. Quindi ci sono ritorni, se venite da un periodo di aridità e solitudine potrebbero esserci nuove soluzioni, se c'è qualcosa che stava morendo. Situazioni lavorative, sentimentali, di società, da questa settimana inizieranno a concludersi per lasciare la libertà, ma sembra che non saranno compleanni facilissimi questi ragazzi perché avete la quadratura di Marte a Sole e Venere, però è un momento di transito grandissimo. Perché avete delle grandi novità, soprattutto e anche una grande audacia, soprattutto per quanto riguarda le vostre aspirazioni e la carriera. Perché tutto quello che accadrà dopo la luna piena vi spingerà, grazie a Marte in Gemelli, Trigono a Saturno, ad uscire dalla zona di comfort, a rivoluzionare la vostra vita, a mettere il turbo, a mettere anche un grande coraggio e ad agganciare delle situazioni, comunque a lasciare quello che avete e ad andare dove probabilmente desiderate veramente stare. Quindi si sta innescando un processo di rinnovamento che nel 2023, quando Saturno diventerà opposto, vi permetterà proprio di chiudere completamente con il passato. Quindi questa luna piena, la luna piena del 10 settembre, innesca per voi un periodo di rivoluzione che ovviamente darà dei segni grandi a partire dal 2023 perché ci sarà Saturno, però questa luna piena va attenzionata perché inizierà a mostrarvi le crepe, inizierà a mostrarvi le situazioni che è ora di imparare a lasciare andare. Ed è importante per voi, visto che voi avete bisogno di una routine che quindi vi potrebbe lasciare un po' scombinati l'effetto sorpresa di questa luna che sarà detonante per tantissimi di noi e anche e soprattutto per voi, iniziate a cogliere quali sono le avvisaglie e cercate di adeguare la vostra realtà perché nel giro di un anno, a partire da questa luna piena, tante situazioni della vostra vita potrebbero cambiare. Quindi vedete dove vi spinge l'universo e soprattutto ascoltate le vostre emozioni, perché la Vergine spesso tende a razionalizzare troppo e tende ad ignorare ciò che la rende felice. Invece, dove c'è la vostra soddisfazione, solitamente c'è la vostra mission e c'è quello che la vita e l'universo vogliono da voi. Quindi cercate di connettervi, cercate di abbracciare il vostro lato ombra che è così emotivo, ma che rappresenta la vostra ricchezza. Quindi, ricapitolando, ci sono delle grandi novità a livello concreto, a livello di società, a livello di lavoro, a livello di relazioni, però bisogna imparare a lasciare andare e a perdere un po' il controllo su tutto. Ragazzi, io aspetto i vostri feedback perché questa settimana saranno i più importanti. Vi faccio un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici della Bilancia e dell'ascendente Bilancia. Cari amici della Bilancia e cari amici con l'ascendente Bilancia, questa settimana, oltre ad avere Mercurio nel vostro segno retrogrado, quindi c'è da rivedere un po' le cose del passato, c'è da fare delle rivalutazioni, c'è da sistemare, insomma, anche
da cambiare punto di vista, no? C'è proprio un momento quando Mercurio si fa retrogrado nel nostro segno, significa che dobbiamo ripensare le cose del passato, rivalutare le cose del passato e soprattutto sistemare le cose che del nostro passato sono rimaste in sospeso. E qui il discorso si estende perché è vero che voi avete il trigono di Saturno dal 20 marzo, dal 10 marzo 2020 fino a marzo 2023. Quindi il trigono di Saturno è un assist per crescere, per fare pace con il passato, per sistemare le cose del passato. Quindi per voi si apre un portale che dura 3 anni per la crescita, per la sistemazione delle cose, dei sentimenti, per sistemare il futuro dei figli, per sistemare le cose con il partner, proprio riguardo al vostro modo di vivere l'amore. Quindi insomma, i trigoni di Saturno sono molto molto particolari, soprattutto quando Saturno è nel suo domicilio, nel segno dell'acquario. Quindi un portale, questi 3 anni particolari, poi nel momento in cui Mercurio diventa retrogrado nel vostro segno, magari si oppone a Giove, c'è da rivedere delle cose che sembrano riguardare principalmente l'assist delle relazioni ufficiali, delle questioni legali, dei contratti, quindi delle compravendite, dei matrimoni. E ragazzi, l'inizio, insomma, il vostro ruolo, il vostro c'è bisogno di una rivisitazione del vostro modo di darvi agli altri. È come se foste chiamati a rivalutare proprio il vostro rapporto fra l'io e il noi. Quindi, se prima è un bilanciamento, no? È una riequilibratura proprio del vostro modo di vivere la coppia, di vivere le relazioni, di darsi agli altri, del do ut des, che poi rappresenta la vostra mission di vita, no? Chi si incarna nel segno della bilancia è chiaro che deve imparare a soppesare. Proprio l'equilibrio, l'asse io-noi, quello che sono io, quello che do a me stesso rispetto a quello che do agli altri, quindi cercare di trovare un equilibrio e quindi anche lavorare sul rapporto tra individualità e coppia. Sembra che con questo Mercurio retrogrado opposto a Giove dall'11 fino al 4 ottobre, in realtà poi Mercurio, ragazzi, Mercurio sarà retrogrado dall'11 settembre al 4 ottobre, momento in cui non dovreste debuttare, aprire negozi, far uscire libri, ufficializzare delle attività, ok? Non è un momento per iniziare, per debuttare, è un momento per risistemare le cose del passato, prima interiormente e poi nella realtà. Quindi c'è questa precisazione. Mercurio è nel vostro segno dal 26 agosto. Resterà in bilancia anche se retrogrado fino al 23 settembre, poi nella retrogradazione tornerà nel segno della Vergine e se non sbaglio nelle giornate intorno al 10 ottobre ritornerà nel vostro segno, quindi poi ne riparleremo per vedere gli effetti che avrà portato. Adesso bisogna rivisitare il vostro rapporto, quello che voi vi aspettate dagli altri, quello che voi date, se c'è uno sbilanciamento e se avete delle aspettative esagerate o se avete dato troppo e c'è qualcuno che adesso è in debito karmico, energetico nei vostri confronti. Questo è il momento buono per riportare, come dire, in equilibrio, che poi è lo scopo della vostra vita, le situazioni, i rapporti ufficiali, le compravendite, le società e, le questioni legali. Quindi, accade questa cosa, c'è cioè questo momento di riequilibratura. Probabilmente sarà più facile il percorso per il segno, per l'ascendente Bilancia rispetto al Sole, perché il Sole ha, oltre ad avere Mercurio retrogrado, ha l'opposizione di Giove e quindi i misunderstanding, i contrasti, insomma le diatribe interiori tra l'equilibrio di dare agli altri e la volontà recondita, il vostro lato ombra che vi fa volere tutto per voi stessi, potrebbero complicare un po' le situazioni. Per fortuna c'è un positivissimo Marte in Gemelli che vi aiuta a vedere, a immedesimarvi, a riuscire a conciliare due punti di vista diversi.
a creare una fusion e contemporaneamente a superare tutta una serie di limiti psicologici, personali e a fare esperienza, insomma, di confronto anche, ragazzi. Questo è un periodo molto importante, molto utile per il confronto, per cimentarvi con il confronto. Marte in Gemelli sarà in ottimo aspetto a Saturno in Acquario per ben 7 mesi fino a marzo 2023, quindi anche le questioni di misunderstanding, di fraintendimenti, questioni che voi pensate non chiare, cattivi consiglieri, diffidenza, paranoie, perché ragazzi, con Giove opposto viene fuori proprio tutto il nostro lato ombra, tutte le paure che abbiamo, tutte le questioni psicologiche che verranno fuori saranno un ottimo terreno per superare i vostri limiti, per imparare a conciliare due punti di vista, per imparare l'empatia, per imparare a mettervi al posto degli altri, nei panni degli altri, e quindi poi a comprendere quello che bisogna dare. Quindi sarà un momento veramente molto costruttivo. Se vi ricordo perché il momento è arrivato, poi lo ricordo perché l'ho detto nei video precedenti, ma per chi capitasse per la prima volta su questi video non lo sa. Con Mercurio retrogrado dall'11 settembre al 4 ottobre, come stavo dicendo, è importante sistemare le cose del passato, non si debutta, non escono libri, non si fanno comunicazioni ufficiali. A volte si dice che non bisognerebbe firmare, no, delle cose, no? Quindi fare degli ordini, comprare, però ragazzi, poi a volte capita proprio che accade in quel periodo. Qual è il segreto? Innanzitutto, voi verificate, perché se proprio c'è una scadenza che non si riesce ad evitare, non possiamo tirarci indietro, perché i transiti non sono completamente favorevoli. Probabilmente dietro a questa esperienza c'è una lezione, c'è una sfida, c'è un qualcosa da apprendere, da superare, che dobbiamo assolutamente vivere. Quindi quando l'universo ci mette alle strette, ragazzi, o è qualcosa da non fare, ma insomma ve ne accorgereste più o meno, oppure bisogna passarci attraverso anche per verificare. Cosa si può fare quando Mercurio è retrogrado e se la cosa, no? Perché a volte qualcuno mi sta, cioè non a volte, qualcuno mi sta scrivendo cosa devo fare. Allora, ragazzi, se bisogna mettere una firma, è molto probabile che queste cose riguardino pensieri già fatti. L'importante è ideare, prendere le decisioni prima del 10 settembre, perché con Mercurio diretto, anche se c'è l'opposizione di Giove, quindi non è il momento migliore per prendere decisioni a lunga scadenza, perché c'è tutta una serie di confusioni, le energie sono un po' contrastanti, ma se siamo obbligati, entro il 10 settembre comunque c'è una capacità di riuscire a vedere nel medio termine, non lontano perché c'è Giove opposto. Nel momento della retrogradazione, spesso capita che ci venga una gran voglia di mandare tutto all'aria, di decidere di così, vengono colpi di testa, ci viene voglia di prendere decisioni, comprare una macchina, licenziarsi improvvisamente. Ragazzi, Mercurio retrogrado lo fa, ma quello è il momento di non assecondarlo, cioè di non assecondare quell'impulso irrazionale che ci spinge verso il futuro, ma di essere padroni della nostra, del nostro corpo, padroni della nostra mente, sapere che quello è così un refuso dell'energia che circola in quel momento, e la cosa più saggia da fare è mettere firme se quella macchina volevamo comprarla da 2 mesi fa, se quella casa volevamo venderla dall'anno scorso, se questa comunicazione di lavoro è stata già ponderata, allora si può fare perché Mercurio retrogrado ci aiuta a mettere ordine nelle situazioni del passato. Quindi prendetela così, grazie alle decisioni che prenderete. Questa luna piena del 10 settembre, antecedente a Mercurio retrogrado di un giorno, porterà delle novità. Delle novità nel vostro stile di vita, delle novità lavorative, così un incipit, l'incipit di qualcosa che poi darà degli sviluppi tra novembre e dicembre quando Giove tornerà su Nettuno.
È sicuramente un periodo complicato per voi, inutile nasconderlo. Avete Venere e Sole in Vergine opposti alla Luna e Nettuno, avete Mercurio opposto a Giove. È un momento di separazione nel quale cercate di conciliare, vorreste far tutto da soli, vorreste essere i primi, invece qualcuno vi scavalca e dovete conciliare, ma forse non vorrete conciliare, quindi da una parte conciliate e dalla parte attaccate. Poi c'è la parte critica, ma anche la comprensione e i sentimenti, quindi siete veramente divisi fra cuore e mente e bisogna stare il segreto per trovare una coesione, per non impazzire tra questi transiti, è stare nella confusione e osservare senza identificarsi in essa e reagire. È una cosa molto difficile, è una cosa molto yogi, però ragazzi, la soluzione è proprio in questi stati di presenza nei quali non si hanno delle reazioni. Provate se ci riuscite, fatemi sapere come vanno le cose. Un grandissimo in bocca al lupo per questo periodo così intenso, ragazzi, ma non prendete grandi decisioni, lasciate che sia e si sistemerà tutto. Aspetto i vostri feedback e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, questa settimana con la luna piena del 10 nel segno dei pesci, congiunta a Nettuno, un sogno d'amore si realizza. Voi siete dei romanticoni, anche se insomma lo Scorpione ama le sfide, si infila nelle situazioni complicate, ama la competizione, insomma ama complicarsi la vita, però poi nei sentimenti siete molto emotivi, molto sentimentali, molto sognatori e con Nettuno retrogrado è probabile che degli Scorpioni stiano ripensando a degli amori del passato, ok? O anche dei progetti creativi, perché insomma quel settore si divide tra l'amore, quelli che sono i piaceri e i divertimenti, e anche la creatività. Quindi siete interessati da questa luna piena non soltanto se siete dei romanticoni e se sognate un amore da sogno, appunto, ma anche se siete degli scorpioni creativi, che quindi lavorano nella creatività, nell'arte, nelle produzioni musicali e in tutto quello che indica proprio creazione di qualcosa da lasciare al mondo. Terza opzione che questa luna piena potrebbe andare a stimolare, ragazzi, è la maternità o la paternità. Quindi, se desiderate questa, no? Vivere questa esperienza e la cercate da tempo, sappiate che con questa luna piena potrebbe accadere il miracolo. C'è qualche scorpione, insomma, che mi ha scritto che desidera da tempo questa cosa. Ragazzi, potrebbe verificarsi nelle giornate intorno alla luna piena qualche evento, insomma l'energia potrebbe metterci del suo per farvi realizzare questo sogno e quello che si scatena, effetto domino, no? Assolutamente in positivo in queste circostanze, poi darà dei frutti a partire dal 28 di ottobre con il ritorno di Giove su questo Nettuno fino al 20 dicembre. Quindi è una finestra temporale, questa che si ricollega all'autunno. Molto interessante per questa cosa. Io faccio un grande in bocca al lupo a tutti quegli scorpioni, e voi sapete a chi mi sto riferendo, che hanno questo grande sogno. E ragazzi, l'universo, senza ragazzi, non ci illudiamo, però l'universo potrebbe metterci un grande aiuto con questa luna. Lo scorpione, infatti, è reduce da dei transiti veramente impegnativi, quelli caratterizzati, composti da Marte, Urano e Nodo Nord nel segno del toro, che è tosto, ragazzi, è terra, e potrebbe essere anche un muro che si è potuto creare e che è in opposizione allo scorpione e all'ascendente scorpione. Quindi gli ultimi 2 mesi. Già dal 2018 c'è una grande precarietà e c'è un non riuscire ad ottenere quello che desiderate, ma sicuramente gli ultimi 2 mesi, complice anche la quadratura di Saturno, ragazzi, la famosa luna piena di agosto, incredibile, veramente incredibile, contro i pianeti in Toro e contro, insomma, lo Scorpione sono stati veramente destabilizzanti, ok? Però forse il lasciare andare
qualcosa, un atteggiamento, delle convinzioni, l'aver tentato tutto in tanti campi, non essere riusciti negli ultimi tempi e l'avervi fatto così, esservi concessi di rassegnarvi, probabilmente è stata la soluzione, perché qualcosa dovevate lasciare andare, così, qualcosa che vi è stato strappato, qualcosa che vi dava delle certezze illusorie, ma che vi creava un muro di recinzione, un muro di protezione che non faceva entrare l'energia necessaria, il nuovo necessario per realizzare i vostri sogni. Quindi è probabile che adesso che voi vi trovate in ginocchio, stanchissimi, con l'ansia a mille, come mi avete scritto, ok? Adesso, in balia di voi stessi, ma nudi di fronte all'universo, all'energia e ai vostri sogni, adesso senza quelle che erano le protezioni che per voi rappresentavano la sicurezza, adesso potrebbe arrivare sia l'amore, perché lo desiderava, un amore nuovo, un amore del passato. Ragazzi, qui il karma si scatena perché quello che arriva adesso, no, così impalpabile, in punta di piedi, potrebbe avere degli sviluppi importanti, sia, ripeto, per i figli, sia per quanto riguarda l'amore in novembre e dicembre. Poi, ragazzi, da marzo ci sarà Saturno, Saturno è il signore del karma. Quindi chi è veramente arrivato per rimanere, poi da marzo del 2023 diventerà realtà. Quindi ci voleva uno tsunami nella vostra vita per cancellare il vecchio, per cancellare i vecchi modi di fare, le vecchie psicologie, le vecchie questioni di controllo, le memorie antiche, ragazzi, e portarvi tante cose. E veramente da questa luna potreste iniziare a creare e a raggiungere il vostro sogno, che sia un sogno d'amore, se siete degli artisti, un sogno di creatività, voi vedrete che tanti artisti, ascendente Scorpione e Sole in Scorpione, a partire da, insomma, da settembre andranno in auge, avranno delle grandi opportunità, lavoreranno a dei grandi progetti, perché insomma lo Scorpione ha finito di dare e con questa luna piena, secondo me, inizia la rimonta. Ci sono gli ultimi 7 mesi di Saturno quadrato, ragazzi, però c'è l'assist di Marte in Gemelli che vi darà in questi 7 mesi l'opportunità di rinascita. Quindi io, ragazzi, sono convinta che con questa luna piena e con i pianeti in Vergine che ci sono, che nel vostro caso non creano un'opposizione con la luna in Nettuno, perché il vostro sole, il vostro ascendente in Scorpione crea quel famoso punto di talete che si prende il meglio sia a destra che a sinistra. Quindi questa luna porterà grande amore, anche grande fortuna. I figli se li desiderate, grandissima creatività, grandissimo intuito ed è iniziata la rinascita. Sicuramente l'amore, le passioni, il divertimento in questo periodo vinceranno rispetto alle amicizie, all'entourage, ad un progetto, perché lo Scorpione, nonostante insomma i transiti impegnativi, stava anche lavorando ad un progetto, no? E in questo periodo settembre l'energia spinge perché voi mettiate in pratica, insomma organizziate, perché ci sono anche altre persone che sono coinvolte, no? In questo progetto, forse c'è il team, la squadra, se siete degli studenti o degli sportivi avete proprio un gruppo, no? Con cui lavorate, la classe. Probabilmente sarete un po' assenti rispetto, no, a questi impegni che avete con altre persone, un po' assenti, l'assenza può essere misurata sia in termini di presenza fisica, ma con il cervello e il cuore completamente da un'altra parte, e anche con una non presenza se riuscite a liberarvi. Sarà questione di questa settimana, qualche giorno della prossima, poi rientrerete nei ranghi. Quindi, insomma, è un momento di grazia, mentre tutto il mondo ritorna in ufficio, mentre tutti tornano alla praticità, voi avete questo momento di grazia, di grande fortuna e di grande felicità che assolutamente vi serve, vi è utile per riprendere la spinta. Quello che voglio ricordarvi è che, anche se non è nel vostro segno, Mercurio dall'11 diventa retrogrado, sarà retrogrado opposto a Giove dall'11 settembre al 4 ottobre, quindi cercate in queste 3 settimane di
sistemare le cose del passato, no? Cioè, le cose burocratiche, i chiarimenti, ragazzi, tutto quello che è del passato, se vi vengono dei colpi di genio per il futuro, scriveteli, annotateli, ma non li mettete in pratica fino ad ottobre. Se non si debutta tecnicamente, ragazzi, con Mercurio retrogrado, non si aprono negozi, non si aprono attività, non si aprono pagine di social perché ormai si lavora sui social, no? Si lavora un po' dietro le quinte, ok? E soprattutto si lavora per sistemare il passato perché poi dal 4 ottobre, giorno in cui Mercurio tornerà diretto, alla luce di quello che avrete sistemato, potrete lanciarvi tranquillamente verso il futuro, ok? Poi, se ovviamente mi scriverete, devo firmare una cosa in quei giorni, dall'11 settembre al 4 ottobre, ragazzi, l'importante è che le decisioni di fare quella cosa siano state prese entro il 10. È un buon modo per arginare questi periodi un po' confusi, ok? Ragazzi, fatemi sapere come vanno le cose. Un grande in bocca al lupo per questa mega luna piena. E passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario. Allora, questa luna piena, la luna piena di questa settimana del 10 settembre nel segno dei Pesci congiunta a Nettuno, va a smuovere le acque e a sollecitare delle situazioni controverse per quanto riguarda la famiglia, il luogo di origine, il paese di origine e gli immobili, ragazzi. Quindi, o accadranno delle cose che riguardano un familiare, che vi coinvolgono molto emotivamente e che un po' vi spengono. Un po' vi spengono perché una luna con questa portata d'acqua spegne il vostro sole di fuoco, ok? Ricordatevi che proprio nel giro degli elementi, l'acqua spegne il fuoco, cioè c'è questa potenza, ma insomma l'acqua è l'elemento più potente che abbiamo in natura, se ci riflettete. Quindi ci saranno delle novità per quanto riguarda famiglia, immobili e luogo di origine. Cerchiamo di discernerle, no? Perché poi, insomma, nel frattempo voi siete anche molto presi dal lavoro, dalla carriera, quindi vi ritrovate a vivere di nuovo delle situazioni che probabilmente avete vissuto nei primi 5 mesi del 2022 o forse con un richiamino nella primavera del 2021. E adesso, se non sono stati risolti, si ripresentano. Cosa potrebbe accadere? Che magari un familiare ha bisogno di voi, che magari ci sono delle problematiche, magari idrauliche o comunque magari legate anche a questioni un po' emotive, un po' poco chiare riguardo a degli immobili, a degli inquilini, ragazzi, oppure anche a delle dicerie, a delle situazioni, a delle antipatie che riguardano il posto, il paese, la città, il luogo in cui siete nati e magari dal quale vi siete staccati, no? Avete presente che ci sono quei periodi in cui si dicono cose, ci sono delle chiacchiere, no? Nel paese oppure intorno le viene a risapere la famiglia. Ecco, questa potrebbe, una luna piena congiunta a Nettuno retrogrado potrebbe riportare a galla delle dicerie. Oppure, ripeto, dei problemi idraulici, delle problematiche così, delle controversie un po' emotive riguardo a qualche familiare o anche riguardo agli immobili, cose che voi pensavate di aver risolto oppure no. A livello di immobili, semplicemente potreste non voler stare più in un posto, oppure voler essere tanto legati ad un posto, doverci tornare, no? Desiderare di tornare in quel posto, in quella casa, in quell'immobile e non poterlo fare perché sembra proprio che il lavoro vi chiami. Il lavoro vi chiama, quindi avete questa situazione agrodolce nel cuore che adesso poi dipende, ragazzi, da come ci si arriva alle lune piene congiunte a Nettuno. Se avete un familiare, ragazzi, parliamoci chiaro perché è la vita, no? È il ciclo della vita e sono cose che accadono, anche se spaventano tutti. Se avete un familiare che veramente sta male da molto tempo, che è arrivato agli sgoccioli, ragazzi, con una luna piena congiunta a Nettuno potrebbe esserci un peggioramento. Se desiderate vendere una casa o devono iniziare i lavori di ristrutturazione per una casa, ma voi ovviamente siete impegnati con il lavoro, visto che i pianeti in Vergine vi chiamano, è chiaro che
insomma, sarete divisi, stanchi, stressati alla fine dell'estate fra queste due realtà che sono completamente diverse. Ci sarà la questione familiare che vi assorbe completamente. Oppure, se voi davvero volete tornare a casa e per lavoro siete legati in un luogo, ci sarà questa ambivalenza. Questa ambivalenza adesso, in queste settimane veramente aspre, soprattutto per chi è gemelli, sagittario, vergine e pesci, indicano proprio questa indecisione, che è data da Marte in Gemelli. Voi avreste un gran bisogno di ordine nella vostra vita, ok? Giove probabilmente in primavera vi ha portato l'amore, vi trovate a vivere insomma delle situazioni che vi hanno resi felici, si è chiuso sentimentalmente un ciclo pesante che era iniziato nel 2011, che si è concluso adesso e che ne era iniziato un altro molto promettente, molto generoso, e però insomma adesso ci sono queste problematiche lavorative, e ci sono anche, insomma, anche la famiglia vi tira un po' dietro. E Marte in Gemelli dal 20 è entrato nel segno dei Gemelli, nella vostra opposizione, e sta creando delle ambivalenze, delle tensioni nei rapporti. Non sapete se rifirmare un contratto, non sapete se licenziarvi, non sapete se comprare quella casa, non sapete se venderla, non sapete se divorziare per il nuovo amore, non sapete tutte queste situazioni doppie, ok? Questo è il momento delle situazioni doppie. La luna piena ci racconta dove potrebbero essere: in casa, in famiglia, quindi con i familiari, con il luogo d'origine o con gli immobili. Vendo, tengo, lascio il marito, lascio la moglie, vado da un'altra parte, metto su, ho trovato forse l'amore, metto su famiglia, no, ma forse no. Insomma, periodo incasinato. Ovviamente voi mi chiederete quando finisce. Ragazzi, a marzo 2023. Quindi, momento di fare i conti. Allora, innanzitutto c'è una buona notizia. Quello che accadrà tra adesso e marzo 2023 sarà Marte, sì, in opposizione al vostro Sole e al vostro ascendente, ma Marte formerà un assist prezioso, un trigono con Saturno, ragazzi. Quindi ci sarà qualcuno, qualcosa che vi indicherà la direzione in questi 7 mesi, in questi 7 mesi, scusate, che vi accompagnerà a trovare la quadra e a prendere la decisione più costruttiva, più stabile, più duratura, quella più idonea per voi. E poi c'è Giove in Ariete, quindi in ottimo aspetto al vostro sole, al vostro ascendente, che vi porta fortuna, vi porta amore e vi porta anche la lungimiranza di prendere una decisione che non è soltanto quella più sensata, quella più concreta, quella più ambiziosa, quella più stabile, è anche quella che vi fa meglio al cuore, che vi rende felici, che vi consente di mantenere quel brio e anche quella possibilità di azione, di raggio che a voi dà tanta che per voi è tanto importante, ok? Quindi sarà un momento, come dire, di transizione. Ripeto, durerà 7 mesi, ma sarà anche un momento in cui verrete traghettati in un 2023 che avrà dei presupposti completamente diversi da questi, ed inizierà tutta una serie di cambiamenti diversi. Per tutti quei Sagittario che hanno trovato l'amore e che magari in questo periodo, a causa dell'opposizione di Mercurio a Giove, magari lo vedono poco perché si sta dedicando agli amici, oppure si sta dedicando a un progetto, oppure si è allontanato per lavoro, ragazzi, mantenete la calma. Ok, non lasciate trasportarvi da quel Marte in Gemelli. Siate positivi, solidi e entusiasti, come sempre, insomma, il vostro carattere, la vostra personalità vi consente di essere, perché se manterrete questa solidità, da Natale, quando Giove ritornerà in linea diretta, voi avrete a fianco una persona che avrà preso le sue decisioni, fatto pace con se stesso e sarà inaugurerà con voi una definitiva stagione sentimentale. Con Mercurio retrogrado, anche se sarete molto emotivi, dall'11 settembre al 4 ottobre non dovete prendere decisioni. Non dovete prendere decisioni per il futuro,
ma valutare, certo se succede qualcosa nessuno vi vieta di valutare, però vi pronuncerete poi nel mese di ottobre. Sarà invece un periodo molto utile per risolvere tutte le questioni lasciate in sospeso del passato e se dovete in quella fascia, in quel lasso temporale, dall'11 settembre al 4 ottobre, fare delle comunicazioni, le decisioni vanno prese prima. Quindi questa è l'ultima settimana. Entro il 10 settembre dovete decidere cosa fare e poi comunicarlo. Dall'11 settembre al 4 ottobre non si aprono negozi, non si aprono partite IVA, non si aprono attività sui social, non si pubblicano libri, non si debutta. A Hollywood vi basti pensare che a Hollywood con Mercurio retrogrado non esce un film neanche a pagarli a peso morto. Quindi, so, questo Mercurio retrogrado è molto utile più per il passato che per il futuro. Quindi, ragazzi, forza e coraggio. Mantenete la calma e fate tanti respiri profondi, fatemi sapere come vanno le cose, passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, questa settimana, grazie alla luna piena nel segno dei pesci, fate finalmente quel viaggio che volevate fare, si realizza un sogno, ragazzi, un sogno che è quel viaggio che volevate fare, l'incontro che sognavate di fare, il trasferimento che sognavate di fare, le notizie che sognavate di ricevere. Quindi è una gran bella settimana. I pianeti in Vergine aumentano, sapete che la Vergine è amica del segno del Capricorno, quindi dal 23 abbiamo il Sole, o dal 22 già non me lo ricordo più, dal 5 si è aggiunta la Venere, Mercurio ai primi gradi della bilancia, ragazzi, ma andrà in retrogradazione dall'11, quindi poi torno al 20 di settembre tornerà nel segno della Vergine e vi porterà conferme, risposte burocratiche, insomma tutto quello che voi cercate. E poi i pianeti in pesci sono altri grandi amici del Capricorno e soprattutto il cielo, così crea tutta un quadro di grande armonia dal quale esulano soltanto Marte in Gemelli e Saturno, Marte in Gemelli, Saturno in Acquario e Giove in Ariete. Però per fortuna Marte forma un ottimo aspetto con Giove in Ariete, quindi vi impedisce anche, come dire, vi offre una soluzione anche per quella dissonanza. Per chi? Per tutti quei Capricorno e ascendente Capricorno che capitano per la prima volta su questo canale, su questi video, per voi quest'anno, il 2022, ma anche una fetta del 2023, diciamo da maggio 2022 a maggio 2023, potrete ricordare questo anno, questi 12 mesi, come gli anni in cui a livello immobiliare e a livello familiare cambia qualcosa di grosso, si chiude un ciclo iniziato nel 2011, molto pesante, molto destrutturante, molto desolante. Io lo chiamo di decadentismo, il periodo dal 2011 al 2022, e se ne inaugura un altro più costruttivo, ordinato, dove le cose vanno a posto, no? E quindi si inaugura una fase nuova con meno casini, una fase nuova legata al segno dell'Ariete, quindi individualista, ma sicuramente alleggerita. Quindi probabilmente delle persone intorno alla vostra vita, alla vostra famiglia negli ultimi 11 anni non sono più presenti oggi rispetto a prima. L'alleggerimento parte anche da quello. Alcune persone iniziano una fase anche alleggeriti, nel senso di single, ok? Perché la fase che era iniziata prima era molto destrutturante anche per quanto riguarda la coppia, però tutto quello che è finito erano coppie che erano destinate proprio a concludersi e quindi adesso ripartite alleggeriti con un nuovo sprint. È probabile anche che ripartiate alleggeriti di beni immobili o che se c'erano delle problematiche legate agli immobili, alla casa, alla famiglia, si stiano risolvendo e soprattutto da Natale, dal 20 dicembre, voi inaugurerete ufficialmente una nuova fase. Però, per chiudere un ciclo che è stato pesante, è chiaro che a un certo punto uno
deve raschiare il barile. E quindi, quando Giove si riaffaccia per chiudere il passato e per inaugurare una nuova fase, capita come quando chiudiamo la casa per le vacanze, diamo uno sguardo sommario e vediamo se abbiamo lasciato qualcosa in sospeso. Quindi sono giornate, sono mesi, i primi mesi del ritorno di Giove, spesso impegnativi, perché bisogna fare ordine, bisogna togliere i resti, i residui del vecchio per fare spazio al nuovo. Insomma, queste settimane. Per fortuna che ci sono i pianeti in Vergine, che c'è stato Urano, Marte e Nodo Nord, che ha risolto le questioni dei figli o anche le questioni sentimentali. Quindi potete dire oggi, alla luce del transito che c'è stato, che per quanto riguarda i figli si stanno delineando situazioni costruttive e qualcosa si sta risolvendo. E per quanto riguarda l'amore, chi era veramente interessato è rimasto, chi faceva soltanto questioni di opportunismo ed era a fianco a voi solo per calcolo, probabilmente è evaporato. Evaporato, è stato slanciato proprio fuori grazie al transito di Urano, Marte e Nodo Nord. C'è anche ci sono anche quei Capricorno, ascendente Capricorno, che sono stati talmente fortunati da aver già avuto la sostituzione, ragazzi. Non tutti ve ne siete accorti, ma il nodo nord fino alla fine del 2022 segna che per voi a livello sentimentale o per quanto riguarda i figli avverranno delle cose proprio destinate, quindi i transiti non sono finiti. Però avete le questioni sentimentali e legate ai figli che si stanno sistemando e risolvendo anche grazie a questi pianeti in Vergine. Il tutto ovviamente è collegato anche alle questioni familiari, perché sia l'amore che i figli, insomma, riguardano la vostra vita domestica. Qui c'è questa fase di misunderstanding: dall'11 settembre al 4 ottobre Mercurio farà un'opposizione con Giove, Mercurio sarà retrogrado. Quindi, ragazzi, non prendete decisioni particolari, le decisioni prendetele adesso fino al 10. E poi, insomma, se si tratta di firmare, se si tratta di fare ordini, in quel lasso di tempo in cui Mercurio è retrogrado, si farà, ma le decisioni, le scelte devono essere fatte prima. Perché? Perché lo ricordo per tutte quelle, lo sto ripetendo da mesi, da settimane, perché insomma, Mercurio retrogrado opposto a Giove è tanta roba, ma per chi capita per la prima volta su questi video, ragazzi, dall'11 settembre Mercurio retrogrado vuole che si risolvano le cose del passato, si metta ordine nelle cose del passato, nelle questioni burocratiche, ragazzi, nelle approvazioni, qualsiasi cosa voi avete nei chiarimenti, tutto quello che avete lasciato nel passato va risolto. Se dovesse venirvi in mente qualche colpo di genio, perché Mercurio retrogrado opposto a Giove lo fa, tipo lascio tutto e vado a Cuba, adesso mi fidanzo con Tizio, insomma faccio cose, i colpi di testa con Mercurio retrogrado non vanno assecondati, a meno che non volevate lasciare tutto per Cuba già da 10 anni, ok? Se vi viene, se vi alzate una mattina e vi viene il pallino, io vi sconsiglio di cambiare anche l'operatore telefonico. Io una volta l'ho fatto con Mercurio retrogrado, era un Mercurio retrogrado in Leone. Mercurio non sta bene nei segni di fuoco, sta molto bene nei segni d'aria. Questo è un segno d'aria, quindi la portata, come dire, malefica è ridotta. Però io ogni tanto mi diverto a verificare i transiti e quindi a sfidarli un attimo. Beh, quella mi è rimasta in mente per il disastro che abbiamo combinato. Quindi, occhio con Mercurio retrogrado, non si assecondano i colpi di genio, così, questi colpi di testa. Se vi sembrano idee molto valide, nessuno vi vieta di segnarvele e poi di metterle in pratica a partire dal 5 ottobre. È il consiglio migliore che vi do. Se in queste settimane, dall'11 settembre al 4 ottobre, dovete firmare, firmate cose che avete deciso prima. Se vi arriva qualcosa all'improvviso, ragazzi, questa sarà un grande crash test tra mente e cuore, no? Perché fatevi consigliare, ma fatevi consigliare, se accade qualcosa del genere, ragazzi, è perché l'universo vuole che noi viviamo questo crash test e che noi valutiamo la nostra centratura, perché una persona estremamente centrata, voi immaginate un maestro asceso, figuriamoci se con Mercurio retrogrado,
possa avere dei problemi, ma noi comuni mortali, che insomma il mentale è labile perché Tizio mi ha detto quello, Caio mi ha detto quell'altro, insomma siamo influenzabili, e per quello che con Mercurio retrogrado non dovremmo agire. Ma se dovesse accadere, perché insomma prima di fare video d'astrologia tutti abbiamo fatto cose con Mercurio retrogrado senza neanche sapere che Mercurio era retrogrado, sia fatta la volontà di Dio, perché insomma voglio dire, vuol dire che è una cosa da vivere, e sarà un crash test per vedere la vostra connessione, la vostra lungimiranza, nonostante, questo vale per tutti, non soltanto per il Capricorno, nonostante dei transiti confondenti. Quindi questo, tutte queste cose che si potrebbero verificare sono tutte mirate a risolvere le questioni legate alla famiglia e agli immobili, quindi quest'anno è risolutivo di questo. Ci sarà una bellissima luna piena che nel frattempo tutto questo marasma vi farà ricevere, come vi dicevo all'inizio, gli incontri, che ricevere le notizie che volete, le assunzioni, le questioni legali, fare gli incontri che desiderate, fare il viaggio che desiderate, andare al concerto, vedere l'artista che desiderate, quindi comunque tutto il caos che c'è, ragazzi, regnerà un grande ordine e anche grandi piaceri e una grande fortuna. E se io so che voi state pensando di cambiare macchina oltre ai trasferimenti, a qualsiasi trasferimento, e potrebbe accadere anche quello. Quindi, ragazzi, è un gran bel periodo. Fatemi sapere come vanno le cose. Un grande in bocca al lupo per tutto. E passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, questa settimana le vicende, le questioni che si verificheranno nella vostra vita riguarderanno l'asse della materia, cioè quello che voi riuscite a dare a voi stessi, quello che chiedete agli altri. C'è chi dà di più, c'è chi dà di meno, c'è chi pretende molto dagli altri, magari anche a livello proprio di aspettative, di attenzioni, non soltanto in questioni proprio economiche, però insomma è sempre un dare e avere, fa sempre parte del dare e avere. E questa settimana, siccome c'è un po' di contrasto, si mette ordine in questa faccenda. La luna piena nel segno dei pesci, congiunta a Nettuno, porta probabilmente o a delle spese o al raggiungimento di una pienezza, di una capacità, di un'indipendenza. È come se aveste raggiunto, è come se aveste realizzato un sogno, o come se iniziaste a investire e a spendere, e adesso aveste le capacità di farlo per realizzare un sogno. Questi pianeti, questo Nettuno, un sogno che volevate, appunto, che sognavate da tempo, scusate la cacofonia, perché? Perché la luna piena si fa piena su Nettuno che era retrogrado, quindi era da tanto. Che probabilmente era qualcosa che segnavate o dai primi, sognavate o dai primi 5 mesi del 2022 con Giove in Pesci su Nettuno, oppure addirittura antecedente dalla tarda primavera, inizio estate del 2021, quindi o dall'anno scorso o dalla primavera di quest'anno. Quindi questa luna piena vi dà la pienezza, no? Vi dà o l'inizio o il compimento di questo sogno, dipende da come ci arriviamo. Se avete già iniziato a lavorare a questa cosa, adesso si completa. Se la sognavate ma non avevate l'energia e le risorse necessarie, questa luna piena segna la capacità, insomma, di avere le risorse necessarie per essere indipendenti e per, come dire, smettere di chiedere, ragazzi, di chiedere. Questo è più o meno l'asse. I pianeti in Vergine, Sole in Vergine, congiunta alla Venere, opposti a Nettuno, vi chiedono di mantenere i piedi per terra, vi riportano un po' alla realtà, alla routine, alle cose piccole, anche se in questo momento l'esaltazione è grande e i sogni sono tanti. E insomma il suggerimento delle stelle è di mantenere i piedi per terra, comunque no, di mantenere le cose ordinarie ancora per un po'. Poi ci sarà un primo bilancio di questa luna piena, diciamo dell'iter iniziato con questa luna piena, che avverrà tra il 28 ottobre e il 20 dicembre del 2022.
E poi ci sarà come dire, il secondo portale che sarà dato dall'ingresso di Saturno in Pesci nel 2000, a partire da marzo 2023. Quindi l'inizio di questo percorso, che è l'inizio di questo sogno che si verifica con questa luna piena, avrà degli sviluppi, no? Darà segno in autunno, e poi dal 2023, insomma, inizierà a definirsi, insomma, in tutto il suo realismo, come dire, che è arrivata Milla, che arriva sempre, insomma, verso la fine dell'oroscopo a darci buone notizie. Quindi, settimana sicuramente molto emotiva, settimana molto, come dire, ebbra di soddisfazioni. Anche di conquiste, ragazzi, di conquiste interiori, no? Di un ripristino di un benessere psicologico che probabilmente chiude un ciclo iniziato nel 2010 di, così, di frustrazione e disfattismi, e ne inaugura un altro che forse vi riporta ai vecchi fasti. Contemporaneamente, a livello di famiglia, a livello di immobili, ci sono delle grandi novità, a livello proprio sia di familiari che di transazioni immobiliari. Forse ci sono dei trasferimenti in atto, forse ci sono delle acquisizioni, delle vendite, un cambio di domicilio, un cambio degli assetti familiari. Insomma, ragazzi, per chi capitasse per la prima volta su questi video, gli Acquario e l'ascendente Acquario hanno il ritorno di Saturno sul Sole. Un ritorno che è iniziato il 10 marzo del 2020, che terminerà a marzo del 2023. 3 anni di esito, 3 anni di svolte. Si chiude un ciclo iniziato tra il 92 e il 94, o anche uno precedente iniziato intorno ai primi anni 60, Similla. Quindi è un momento di svolta, è un momento di conclusione. Quindi Saturno cosa fa? Saturno concretizza, se avete seminato bene, vi fa realizzare, vi consacra, vi stabilizza, vi premia per il vostro impegno. Se invece siete nella fase decadente del ciclo e quindi le cose stanno finendo, vi aiuta a chiuderle, vi aiuta a lasciare nel passato tutti i rami secchi da potare, e vi lascerà molto alleggeriti, ma liberi di reinventarvi nuove situazioni e una nuova vita. Sicuramente questa settimana, con la luna piena in Pesci su Nettuno, si realizza un sogno, ma questa settimana è la conseguenza della luna piena del 12 agosto in Acquario su Saturno retrogrado, che poi è stata quella, no, che ha fatto scardinare. Quindi, se dovevate lasciare nel passato qualcuno, probabilmente qualcuno, situazioni, lavori, ragazzi, qualsiasi cosa, quasi chiudono cicli iniziati 30 anni fa, anche a livello psicologico, proprio di convinzioni, di paure, di timori, di cose, di memorie, quella luna piena ha sancito proprio il prima e il dopo. Gli ultimi 7 mesi di Saturno in Acquario saranno di grande soddisfazione per voi, di grande crescita. Il peggio è assolutamente passato, perché ovviamente il ritorno di Saturno sul Sole non è mai una passeggiata, ma è sempre molto impegnativo, perché Saturno è un severo maestro che chiede rigore, rispetto, maturità, coscienza. Quindi è un transito molto impegnativo, però l'universo vi premia, perché gli ultimi 7 mesi verranno accompagnati da un ottimo aspetto di Giove, quindi una visione positiva, lungimirante e piena di entusiasmo per il domani, e il trigono di Marte in Gemelli, che durerà ben 7 mesi e che per voi è un grande amico. Marte dal 20 agosto è entrato nel segno dei Gemelli, prima ha fatto un ottimo switch, un ottimo aspetto con Giove, no? Perché si sono mossi ai primi gradi, e poi per tutto il tempo formerà un trigono con Saturno, quindi avrete una grande forza e anche, ragazzi, grande forza, grande assist, anche un grande divertimento, grandi soddisfazioni. Se siete degli artisti, inizia adesso un momento molto buono per le finanze, per la produzione proprio di creatività, le produzioni teatrali, le produzioni musicali, le tournée, i concerti. Se lavorate nei social, no? Perché ormai è un lavoro che molta gente fa, soprattutto i più
più giovani, questo è un momento di collaborazioni proficue, di grande produzione, di grande produttività, e se iniziate adesso, se inaugurate adesso qualcosa con questa luna piena, quello che parte con questa luna piena può portarvi delle entrate molto generose in autunno, e attraverso queste collaborazioni, questa crescita, questi salti di qualità che si creeranno da marzo, quando Saturno arriverà nel segno dei pesci, ci sarà una solidità, si creerà una solidità proprio a livello economico, no? Quindi questa luna piena, cari Acquario, per voi segna anche una nuova fonte di entrate, una nuova forza. Se avete fatto le scelte giuste, le collaborazioni giuste, vedrete una marea di soddisfazioni economiche a partire dall'autunno. Anche l'amore, ragazzi, è molto generoso. Ritornano persone, o comunque c'è un periodo di grande affluenza di corteggiatori, di indecisioni, insomma, di situazioni in cui magari dovete barcamenarvi tra una parte e l'altra. Ovviamente poi insomma ci sarà l'occasione per prendere una decisione, perché le stelle insomma verso Natale, ve lo anticipo, vi chiederanno di prendere delle decisioni. Prestate attenzione dall'11 settembre al 4 ottobre, quando ci sarà Mercurio retrogrado opposto a Giove. Se dovete prendere delle decisioni e comunicarle in quel periodo, cercate di prenderle entro il 10. Poi, se sarà necessario, le comunicherete con Mercurio retrogrado, ma così decisioni, comunicazioni. Solitamente, ragazzi, con Mercurio retrogrado si sta attenti a iniziare cose, quindi non si pubblicano libri, non si debutta, non si aprono partite IVA, non si. Forse non si sceglie la macchina, non si aprono canali, attività sui social, ok? Il debutto, tutto quello che può rientrare nel debutto andrebbe posticipato a dopo il 4 ottobre. Se invece volete sistemare tante cose del passato piano piano, questi saranno circa 20 giorni davvero profittevoli. Quindi approfittatene, perché insomma, state sistemando molte cose. Più mettete ordine, più i prossimi 30 anni saranno pieni di soddisfazioni. Quindi vi faccio un grande in bocca al lupo per voi, per le vostre finanze, e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, questa settimana, per la precisione il giorno 10, si verifica la luna piena nel vostro segno, congiunta a Nettuno retrogrado, ed è l'unica luna piena in pesci dell'anno. Ci sarà nel corso di ogni anno ci sono 12 lune piene, e quindi ogni segno gode di una luna, no? Di una luna piena nel proprio segno. Questo mese, questa settimana tocca a voi. Quindi è un momento sicuramente di esito, è un momento di decisioni, è un momento assolutamente di bilancio che vi vede, come dire, immersi, nella vostra interiorità, nei vostri sogni e tutto il mondo fuori, come diceva Vasco. Perché? Perché questa luna piena è congiunta a Nettuno, quindi voi state rivalutando un sogno, un desiderio, un'idea, no? Un ideale. E però Sole e Venere in Vergine, e poi presto anche Mercurio in retrogradazione, vi portano una realtà proprio a livello di rapporti, a livello di contratti, a livello di amori ufficiali, una realtà più severa e più pratica. Quindi voi sognate, rivalutate, però insomma fuori, poi insomma quando mettete piedi nella realtà, trovate forse quello che per voi, per un pesce, insomma, è un eccesso di rigore. Un eccesso di rigore, quindi forse, che ne so, ragazzi, voi sognate in grande, desiderate una promozione, e magari a livello lavorativo vi fanno un contratto più misurato, no? Magari più limitato nel tempo. Oppure voi desiderate un grande amore, un grande apprezzamento dal partner, però invece poi trovate dei doveri. Insomma, c'è un bisogno di bilanciamento tra il sogno e la realtà, tra le aspettative e poi, insomma, quello che state vivendo. Per fortuna avete
Urano, il nodo nord, che è come punto di Talete, no? Cioè quel punto di Talete, il punto di Talete è quel punto che si mette in mezzo e che aiuta le opposizioni ad essere meno severe, insomma, no? E a far girare l'energia in maniera più fluida, e quindi avete o qualcuno, o qualche viaggio, o qualche notizia, o qualche incontro che un po' vi svoltano, cioè che vi aiutano a trovare un midpoint, no? A trovare un po' una soluzione e a far quadrare il tutto. Però questa luna piena su Nettuno vi porta a rimettere mano ad un sogno e inizierà qualcosa. E praticamente, ragazzi, tra il 28 ottobre e il 20 dicembre, con Giove che ritorna su Nettuno, ci saranno gli effetti, i primi effetti di questa luna piena. Quindi quello sarà un portale, un 2 mesi, un bimestre nel quale farete un bilancio, no? Se questa cosa è fattibile oppure no. E poi, ragazzi, da marzo 2023, con Saturno che torna nel segno dei pesci, lì ragazzi tutti gli eccessi anche di questa luna, anche iniziati con questa luna, verranno miseramente potati. Quindi siate non spartani, ragazzi, perché non bisogna rinunciare al sogno, non bisogna rinunciare all'ideale, altrimenti il mondo sarebbe una palla piena di questioni ordinarie e con nulla di straordinario. Non è questo, però cercate di mantenere la lucidità, quindi di valutare l'andazzo, di capire quali sono i segnali quando le cose si inceppano, perché molte cose per voi si sono inceppate, ma perché l'eccesso di pianeti in pesci vi ha fatto osare veramente in grande, ok? Poi è chiaro che uno fa l'esperienza e però quello non va bene, quello non va bene, quindi bisogna riaggiustare il tiro. Tra novembre e dicembre avrete contezza, no, di quello che bisogna fare. Se non lo vorrete capire anche allora, ci penserà Saturno da marzo, ripeto, a potare molti rami secchi. Un'altra cosa che volevo dirvi è che Marte è entrato in un settore, Marte in Gemelli, è un po' dissonante, creerà un po' di ambivalenza per i prossimi 7 mesi per quanto riguarda il domicilio, come se doveste fare su e giù, è come se foste indecisi, è come se ci fossero delle tensioni, è come se ci fosse precarietà nella casa, magari se siete in affitto, se non la trovate, è come se si stesse inaugurando un periodo di andirivieni, di precarietà, di stare un po' da quello, un po' da quell'altro, oppure questo Marte in Gemelli indica anche dei battibecchi, delle questioni con i familiari, no? Però, ragazzi, è qualcosa tipo di molto utile perché? Perché crea, perché questo Marte forma un trigono, c'è cioè un aspetto molto positivo con Saturno. Quindi l'iniziare a parlare in casa, il dialogo vi farà comprendere molte cose, vi farà risolvere tante cose che avete dato nell'inconscio e soprattutto, ragazzi, vi farà crescere. Quindi tutto quello che si verificherà nell'ambiente familiare o relativo agli immobili sarà qualcosa di prezioso, veramente prezioso, per farvi fare un salto quantico relativo alla vostra coscienza, proprio alla vostra maturazione e ad una visione di voi stessi e della vita più matura e assolutamente più concreta. Quindi è una settimana molto impegnativa, ma è una settimana rivelatrice, è una settimana che porta delle svolte, che avranno degli sviluppi, come vi ho detto, ed è insomma una settimana in cui vi ridate al sogno e quindi questo è molto importante per voi. Possono esserci delle questioni poco chiare fino ad ottobre, ragazzi, parte da adesso per quanto riguarda le finanze, per quanto riguarda le entrate. E quindi riguardo a questo vi dico che dall'11 settembre fino al 4 ottobre Mercurio diventerà retrogrado. Cercate di non prendere, di non fare colpi di testa, spese pazze e cose relative proprio alle finanze in quel lasso di tempo. È chiaro che ci saranno poi in quei giorni, in quelle 3 settimane, delle cose da pagare, degli ordini da fare, ma le decisioni cercate di prenderle entro questa settimana, entro il 10, quando Mercurio sarà diretto. A voler essere, e poi ovviamente riprenderete dopo il 4 ottobre, quando Mercurio ritornerà diretto. In queste 3 settimane, dall'11 settembre al 4 ottobre, non si debutta, non si aprono partite IVA, non si aprono attività.
non si aprono pagine social perché ormai si lavora con i social. Magari con i social, se è soltanto una pagina, avete anche l'attività fisica, non è una tragedia. Se dovete farlo adesso, poi la riaprite. Però se debuttate proprio sui social, voi immaginate come ho fatto io, potrebbe essere meglio di no. Perché vi faccio l'esempio: ad Hollywood, quando c'è Mercurio retrogrado, i film non escono. È una regola aurea, perché insomma hanno i loro buoni motivi per cui gli incassi e il botteghino evidentemente non sono profittevoli. In quelle 3 settimane invece c'è una grande utilità, ci sono delle grandi opportunità per risolvere il passato, cioè per mettere in ordine tutte quelle cose del passato che si presentano. Ci tengo a sottolineare che Mercurio comunque sarà opposto a Giove, quindi non è un momento proprio felice, per la chiarezza, per la lungimiranza, per i buoni consiglieri. Voi vedete, ve ne siete già accorti perché non ci vuole molto, ci sono dei transiti veramente contrastanti, ci sono misunderstanding, ci sono casini con le tempistiche, faccio prima questo, poi prima quello, sento quello, no, ma ci si accavalla, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, è difficile creare coesione. Quindi in questi momenti di grande caos, ove sia possibile, sarebbe meglio fingersi morti, cioè proprio non prendere grandissime decisioni. Però ragazzi, se i tempi stringono, prendetele entro il 10, poi se è necessario comunicare, firmare tra l'11 settembre e il 4 ottobre, insomma, come dire, sia fatta la volontà di Dio perché non possiamo fare diversamente, ok? Poi dal 4 ottobre se ne riparlerà. Quindi momento molto costruttivo, ma assolutamente impegnativo. Quindi ragazzi, cercate di essere lucidi, il segreto è non perdere la lucidità. Ebbene, siamo arrivati alla fine del video, io vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per essere informati di tutti i prossimi video in uscita. Io vi ringrazio ancora, vi mando un grande abbraccio e vi auguro buona settimana. Ciao a tutti, grazie.